Buongiorno a tutti, come vi ho accennato, quindi io sono ingegnere Marcello Mangione, ho fatto il dottorato di ricerca con il professor Bottelli qualche annetto fa e come vi ho già anticipato sono anche un ufficiale tecnico dell'Arma dei Carabinieri e lavoro presso l'ufficio infrastruttura del Comando Generale. E adesso faremo una carrellata di scenari di incendi, giusto perché come vi dicevo la lezione di oggi è una lezione un po' particolare rispetto alle altre. Una lezione più investigativa che diciamo progettuale, però diciamo, l'attività investigativa non è altro che il rovescio della medaglia dell'attività progettuale, quindi chi sa progettare può anche in qualche modo investigare sugli scenari di incendio e viceversa, chi effettivamente riesce a investigare sugli scenari di incendio può effettivamente apportare tutta una serie anche di novità a livello progettuale. Quindi partiamo subito con delle slide, vi faccio vedere, quindi vi introduco un po' gli incendi. Ve li introduco perché naturalmente poi faccio vedere tutta una serie di casi di scenari di incendio, quindi è importante anche avere delle nozioni insomma, particolari sugli incendi stessi. Naturalmente queste sono le classiche slide dove naturalmente quando parliamo di incendio parliamo anche di non solo di progettazione, quindi anche di scene investigative, di disamina, naturalmente parliamo spesso, quindi parliamo spesso di origine dell'incendio, propagazione dell'incendio, quindi tutta una serie di termini che dovete cominciare insomma dovete familiarizzare per poter poi anche affrontare in maniera insomma abbastanza coerente e precisa anche l'esame di progettazione strutturale antincendio. Naturalmente vi accenno giusto veramente il triangolo del fuoco che ben sapete, questo triangolo naturalmente non è altro che appunto vi dà tre caratteristiche fondamentali dell'incendio, abbiamo il comburente, l'innesco e il combustibile, quindi naturalmente se non ci sono, se manca uno dei tre elementi naturalmente l'incendio non può scaturire. In genere il comburente è l'ossigeno nell'aria nella maggior parte dei casi, però non è sempre detto, però diciamo che nella maggior parte dei casi abbiamo sempre dell'ossigeno, poi abbiamo un innesco dovuto al fiammifero, scintille, conseguenze di sigaretta nel caso di scena di incendio, oppure anche la stessa energia di innesco per diciamo, attivare i vapori di benzina quando ci sono incendi dolosi, e poi il combustibile può essere di qualsiasi tipo, cioè carta, legno e quant'altro. Quindi come vi ho accennato ho chiuso una tesi dottorato di ricerca con il professor Bottelli sulla fire investigation, quindi naturalmente per queste slide che vi faccio vedere scaturiscono anche da uno studio triennale su scenari di incendio, su casi proprio reali, quindi casi che vanno da incendi in autovetture, incendi in strutture principalmente confinate. Naturalmente la lezione di oggi non riguarda incendi all'aperto, perché incendi all'aperto sono i classici incendi anche boschivi, insomma incendi che diciamo non sono oggetto della vostra materia. Quindi quello è il logo della tesi che io adesso mi sto portando avanti nelle slide, è un logo comunque che contraddistingue appunto l'aspetto insomma, dell'attività investigativa. Io vi faccio vedere dei video, così dai video poi cominciamo a capire un attimo cosa succede. Questo naturalmente, come ben sapete, è l'incendio che è avvenuto a Parigi nella chiesa della Notre Dame, dove comunque ha colto di sorpresa un po' tutti, perché di fatto naturalmente non ci si aspetta che magari un monumento storico così importante a livello internazionale diventi poi in pochissimi secondi vulnerabile e oggetto appunto di danni diciamo rilevanti da parte di un incendio. Quindi l'incendio, come avete seguito anche in televisione, è avvenuto in copertura, è avvenuto purtroppo durante insomma un cantiere, quindi quello che vi dico effettivamente è che quando ci sono attività di ristrutturazione, quindi manutenzione straordinaria, quando esiste un cantiere, la probabilità che avvenga un incendio è molto alta, proprio perché si usano tutta una serie di attrezzature che possono portare all'innesco, quindi l'innesco del triangolo che vi ho fatto vedere prima, durante una fase di cantiere può avvenire anche tramite l'utilizzo della cannella per magari fare, che ne so, l'impermeabilizzazione in una struttura lignea e così via, magari seghe particolari che producono scintille, quindi producono in qualche modo energie di innesco. Quindi cosa è successo nella Notre Dame? Diciamo di fatto avevamo una struttura un po' particolare, quindi molto una struttura muraria e poi delle strutture lignee in copertura che diciamo dal punto di vista proprio strutturale dei materiali questa chiesa aveva dei punti di vulnerabilità proprio in copertura, proprio dove stava avvenendo l'intervento di manutenzione, di ristrutturazione. Questo quindi cosa ha comportato? Ha comportato comunque l'innesco, ha comportato danni rilevanti sulla copertura, come potete vedere da questa slide, incominciamo pure a familiarizzare sulla tempistica di come avviene l'incendio. Naturalmente
quello che potete vedere verso le 5:50 di fatto inizia l'incendio e poi man mano che passa il tempo si sviluppa e quindi fa collassare anche la guglia e quant'altro. Cominciate a familiarizzare un po' con questo, anche con i tempi, perché di fatto quando un domani andrete a fare, se andate a fare qualche CTU, quindi diventate consulenti della procura, del tribunale, è importante avere una cronologia degli eventi. Quindi ogni evento che andate a studiare, sia esso un sisma, sia esso un incendio, sia esso un'esplosione o quant'altro, comunque una cronologia dettagliata di quello che succede, naturalmente la dovete sempre avere ben presente. Naturalmente ogni evento ha delle durate differenti, magari il sisma dura pochissimi secondi, l'esplosione millesimi di secondo, magari un incendio dura ore, minuti, ore, diciamo anche molte ore in alcuni casi. Quindi questa è una sezione che vi faccio vedere della chiesa, dove comunque la parte alta, come vi ho accennato, ha subito collassi strutturali. Naturalmente, come vi ho detto prima, abbiamo elementi vulnerabili, abbiamo elementi ligni che si carbonizzano, quindi naturalmente il legno subisce carbonizzazione, il materiale, queste murature, acciaio e quant'altro subiscono cali di resistenza, quindi abbattimento della resistenza, i materiali plastici si rammolliscono e fondono, quindi rammollimento, fusione, i vetri subiscono anche questi, quindi vetri qualsiasi subiscono rammollimenti, fratture, diciamo per effetto di dilatazione termica e quant'altro. Quindi cercate anche di associare il tipo di effetto che comporta l'incendio ai vari materiali. Se andate a leggere un po' naturalmente quello che dicono i giornali, per esempio il giornale dell'ingegnere, dice effettivamente, se andiamo a vedere, che quando ci sono gli edifici che sottoposti a manutenzione, a ristrutturazione, sono comunque edifici vulnerabili, come ho accennato prima. I fattori di pericolosità nei cantieri di manutenzione quali sono? La localizzazione del cantiere in edifici nei quali non viene sospeso lo svolgimento delle sue attività, quando c'è comunque spesso anche affollamento costituito da persone che non hanno familiarità con i luoghi, spesso la mancanza di familiarità con i luoghi comporta tutta una serie di vicende, insomma, anche negative, no? Non a caso, per esempio, le norme antincendio, spesso proprio per effetto della poca familiarità che hanno le persone proprio negli alberghi, comporta tutta una serie di restrizioni a livello antincendio, perché in ambito militare chi sta in caserma ha familiarità con i luoghi. Quindi, volendo fare un parallelo tra un albergo e una camerata, nella camerata i militari hanno familiarità, quindi dal punto di vista antincendio le norme in alcuni casi sono meno restrittive, diciamo, per questi luoghi di lavoro rispetto, insomma, ad altri. Questo invece è un altro video che vi faccio vedere, però è un video invertito, perché fondamentalmente voi quando andate a seminare una scena di incendio, quindi dovete capire quello che succede, quello che vedete è quello che ha prodotto l'incendio, ma l'obiettivo fondamentale qual è? Capire qual è stata l'origine e la causa dell'incendio. Quindi è un video invertito che vi dimostra come questo incendio che è avvenuto in una stazione metro di Londra ha comportato tutta una serie di vittime ed è partito per cause molto banali. Quindi alla fine pensate che l'origine di un incendio così devastante è avvenuto per effetto di, diciamo, adesso lo state vedendo, per effetto di un fiammifero che è stato lanciato, tra virgolette, lasciato cadere nella scala mobile. Naturalmente questo fiammifero, che possiede un'energia di innesco, cadendo su una superficie combustibile, che è una superficie magari oleosa della scala mobile, ha fatto partire l'incendio. Quindi cosa è successo? Questo è successo nella metropolitana, nella stazione di King Cross di Londra, e è avvenuto nel 1987, hanno perso la vita 31 persone, e di fatto è stato un fiammifero che ha comportato tutto questi danni. Naturalmente quello che voi dovete cercare di cominciare a capire è l'aspetto sia di conoscenza che di esperienza. Voi dovete adesso, in questa fase progettuale di corso, insomma, di studenti, dovete cominciare a capire, a acquisire la conoscenza. Quindi che cos'è un incendio, come la natura dei materiali, come può avvenire un incendio, come si può sviluppare. Poi, grazie all'esperienza che comincerete a fare, insomma, vi auguro, con l'aiuto della professione, allora si riesce poi a capire bene il mondo dell'antincendio, quindi della prevenzione di incendi o dell'investigazione sugli incendi. Quindi la prevenzione è sull'antincendio, l'investigazione invece è sull'incendio, perché l'evento è già avvenuto.
Però se vi devo, voglio dare, adesso dobbiamo dare una definizione all'incendio, stiamo parlando di incendi, questa è una materia di progettazione strutturale, l'incendio. L'incendio, come altri eventi, applica una regola fisica comunemente detta principio della minima fatica o della minima azione, che stabilisce che nei fenomeni della natura l'azione viene sempre minimizzata, anche quando scoppia un incendio l'azione è minimizzata, cioè l'acqua scendendo dalla montagna segue la massima pendenza. La combustione e la propagazione di un incendio tiene sempre conto dell'infiammabilità dei materiali che incontra, quindi quando scoppia un incendio in qualsiasi scenario, un incendio, naturalmente i materiali più vulnerabili, quindi più fragili, prendono fuoco, quindi ci avviene la combustione, insomma, magari una maggiore combustione su questo tipo di materiali. Quindi ci indica naturalmente questi materiali che sono vulnerabili anche i punti dove la scena è più debole. Quindi non tutti i materiali sono vulnerabili. Quindi in questo caso, per esempio, il tendaggio che scende in quest'aula magari è abbastanza pericoloso perché è un elemento vulnerabile in quanto propaga magari velocemente l'incendio rispetto magari alla cattedra che è costituita da legname comunque combustibile però compatto, la cui accensione richiede molti minuti, magari richiede delle ore per far carbonizzare completamente la cattedra, mentre magari un innesco di un incendio vicino a queste tende fa scaturire un incendio devastante in pochissimi minuti. Ecco, per esempio, il caso di... Scusate, oggi non sono molto... Questo per esempio è la Greenfield Tower di Londra che si è bruciata in pochissimo tempo. Quindi che succede? Quindi non è detto che magari strutture elevate, consistenti, abbastanza robuste, non si incendiano in pochi minuti. Se andate a vedere, queste sono delle immagini dove la Greenfield Tower è diventata una torcia, proprio un edificio, una torcia, proprio per effetto della propagazione veloce dell'incendio in facciata. Spesso magari le soluzioni progettuali che andate ad adottare magari possono essere belle esteticamente, però possono essere pericolose dal punto di vista dell'antincendio, proprio perché magari si creano le cosiddette canne fumari, insomma effetti camini. Magari creare interstizi tra pannelli di isolamento termico, eccetera, rispetto alla facciata nuda e cruda dell'edificio, può portare a tutta una serie di, diciamo, di effetti camino, e quindi in caso di incendio che è dovuto a qualsiasi evento, può portare a una combustione rapida di tutto l'edificio. Queste sono le varie facce dell'edificio. Come potete vedere, quasi tutto l'edificio, a parte gli impianti bassi, insomma, sono stati completamente carbonizzati. L'incendio è avvenuto in questa zona qui. L'edificio a pianta quadrata possedeva solo esclusivamente degli ascensori, delle scale di accesso nel cuore della struttura. Non esistevano scale esterne che potevano consentire in qualche modo un deflusso delle persone che abitavano, insomma, in maniera rapida, e di conseguenza questo effetto camino in tutte le facce non ha fatto altro che ingabbiare, tra virgolette, le persone che stavano dentro, quindi non c'era possibilità di scappo, perché poi adesso vi faccio vedere quando scoppia l'incendio cominciano ad alterarsi tutta una serie di valori, quindi dell'aria, della temperatura, che non vi danno scappo, tanto è vero che in pochissimi minuti si arriva purtroppo alla morte. Infatti questi sono i danni che sono avvenuti nell'edificio, e questo naturalmente è l'effetto di propagazione dell'incendio che è partito da un vano posto, mi sembra, non ricordo se al quarto o quinto piano dell'edificio, che per effetto di questa soluzione progettuale del rivestimento esterno si è propagata nell'intero edificio. Queste sono, insomma, alcune foto di questa, diciamo, di questi errori progettuali che sono avvenuti appunto in questo edificio. Quest'altro diagramma vi comincia adesso a fare vedere come, man mano che aumenta la temperatura, man mano che aumenta il flusso radiante, ci troviamo in condizioni critiche. Magari il corpo umano, magari a 20 gradi, siamo a temperatura ordinaria, e quando il flusso radiante, espresso in kilowatt al metro quadro, è basso, naturalmente non abbiamo problemi. Cioè, dobbiamo tenere conto dell'effetto irraggiamento dell'incendio. Quindi l'incendio, oltre che produrre un aumento di temperatura, quindi le temperature cominciano ad arrivare anche a 1000 gradi, in un'autovettura in genere l'incendio arriva a 700-800 gradi, però in alcuni edifici, in alcuni scenari possiamo arrivare anche a 1000, 1100, 1200 gradi, cioè temperature che sono, diciamo, irragionevoli per il corpo umano. E poi soprattutto possiamo avere dei flussi radianti molto alti
che naturalmente comportano danni alle persone materiali. Infatti, se andiamo a vedere l'intensità, diciamo l'irraggiamento, chiamiamolo insomma l'intensità della radiazione, insomma di kilowatt al metro quadro, man mano che aumenta, diciamo noi resistiamo a questo irraggiamento pochissimi secondi. Non immaginate un irraggiamento di 10 kilowatt al metro quadro, noi riusciamo a resistere 5 secondi in un ambiente del genere. E naturalmente abbiamo, questo è il tempo per ustione di secondo grado, quindi in 14 secondi cominciamo ad avere ustioni di secondo grado sul corpo. Quindi spesso si arrivano a questi valori, quindi i valori del irraggiamento nel caso di incendi sono valori che arrivano anche a 10-12 kW al metro quadro. Quindi cominciate già a familiarizzare con le temperature, quindi 1000 gradi, 800 gradi, certo magari qualcuno quando comincia a parlare di 2000 gradi, insomma è difficilissimo, però comunque già 600-800 gradi sono temperature che sicuramente si raggiungono in un incendio, e l'intensità di irraggiamento, già quando ci cominciate a parlare di 7, 8, 10 kilowatt al metro quadro, sono già diciamo, intensità di irraggiamento molto alte che comunque comportano diciamo danni, tantissimi danni. Infatti, se, per farvi avere un'idea, per esempio già 2 kW al metro quadro danneggiano i cavi e PVC. Quindi voi immaginate un incendio in qualsiasi struttura esiste materiale PVC, magari canalizzazione di impianti elettrici e quant'altro, già bastano 2 kW al metro quadro per creare danni negli impianti. Okay, quindi anche un incendio che dura pochissimo comunque comporta tutta una serie di danni devastanti all'impiantistica proprio per l'effetto dell'irraggiamento, mentre 25 kW al metro quadro, quindi un'intensità molto forte, crea danni alle strutture in legno, mentre un irraggiamento dai 15 ai 30 kW al metro quadro comunque comporta insomma tutta una serie di diciamo di comporta insomma, la propagazione anche l'innesco dell'incendio. Voi dovete sapere che l'innesco dell'incendio non avviene solo per effetto della fiamma diretta sul materiale combustibile, anche l'irraggiamento, immaginate una stufetta e voi accendete a casa vostra, quella stufetta ha una certa intensità di irraggiamento in kilowatt al metro quadro, che potete pure calcolare, e quella stufetta, se voi vi avvicinate oppure siete sbadati, quindi lasciate una coperta, quindi vicino, magari andate in bagno, magari nel giro di pochi secondi quella coperta prende fuoco per effetto di irraggiamento. Quindi si può anche usare degli esercizi per calcolare qual è la distanza minima a cui insomma, questa coperta insomma, può prendere fuoco. Basta capire un po' il tipo di materiale, l'intensità di calore che produce la stufetta e quant'altro. Questo per esempio sono altri incendi. L'incendio della Venezia, del teatro, vabbè, queste sono invece insomma immagini che metto io ogni tanto. Comunque, prima dell'inizio dell'indagine, quali sono due indicatori per valutare nell'immediato la gravità di un incendio? Quindi, quando voi immaginate un incendio, ci sono già due indicatori in maniera proprio veloce per dire un stato di incendio devastante, non è devastante. Basta valutare due indicatori. Uno è il numero di squadre intervenute, quindi quando sui giornali sentite parlare, sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco, questo significa di fatto che l'incendio è stato abbastanza serio, non è stato domato con una squadra, no? Quindi più aumentano le squadre dei vigili del fuoco, e quindi significa che l'incendio è stato abbastanza devastante. Quindi magnitudo crescente dell'incendio è in funzione del numero di squadre. Non è una regola fissa, però è un primo indicatore per dire effettivamente che cosa succede. E poi anche il tempo di spegnimento. Incendi molto devastanti si spengono dopo ore e ore di lavoro, mentre un incendio abbastanza banale si spegne in pochissimi minuti. Quindi quello che succede è qualcosa di questo tipo. Voi avete fatto già le curve di incendio, no? Quindi la curva di incendio, quindi cominciate a familiarizzare con le curve di temperatura-tempo, quindi avremo sicuramente un andamento di questo tipo. Però ricordate che questi sono andamenti teorici. Poi se andiamo a vedere i grafici, volete vi faccio vedere adesso, il grafico dell'incendio reale non è un grafico molto lineare, sono grafici comunque che subiscono tutta una serie di oscillazioni, adesso vi spiego perché. Quindi diciamo che dal punto di vista teorico noi possiamo dire che l'incendio diciamo, ha un andamento di questo tipo, dove abbiamo una fase di innesco, l'avete visto, una fase di crescita, dei punti di picco e poi una fase diciamo, di ricadimento. Naturalmente non confondete il grafico
grafico temperatura-tempo con il grafico HRRT, che è il grafico della potenza termica rispetto all'incendio. Quindi però cominciate a familiarizzare con questi grafici, perché saranno sicuramente dei grafici che vi serviranno per affrontare l'esame del PSA. Poi ricordate che quando scoppia un incendio, e parliamo di temperature, quindi questo è l'andamento delle temperature in uno scenario di incendio, però la temperatura è variabile secondo la, diciamo, gli assi X, Y, Z. Quindi se scoppia un incendio in questa stanza, in questo punto avrò una temperatura, in quest'altro punto avrò un'altra temperatura. La temperatura è funzione, quindi, delle coordinate X, Y, Z, ed è funzione del tempo, perché magari in questo istante avrò 400 gradi, fra mezz'ora magari ne avrò 360, perché stanno abbassando, oppure stanno aumentando. Quindi guardate questo grafico. Per esempio, quando intervengono i vigili del fuoco, quando si entra in uno scenario di incendio, comunque magari abbiamo temperature intorno a 60 gradi, di primi 30 centimetri, poi a 1,20 m raggiungiamo 1100 gradi, e poi magari a 2 metri abbiamo 400 gradi. Naturalmente questo, quindi per questo motivo, e anche per altri motivi che adesso vediamo, quando si interviene in scenario di incendio bisogna buttarsi a terra e cercare di cantonare. Ok, quindi ricordate che le temperature sono in genere crescenti verso l'alto, proprio per effetto dei fumi, fumi caldi che si generano durante la combustione, che sono fumi che hanno una densità minore dell'aria e quindi vanno verso l'alto. Aspetti forensi, vi dico qualcosa al volo e poi cerchiamo di andare un po' sul pratico. La Corte di Cassazione definisce l'incendio come un bruciamento di cose di grandi proporzioni, facile diffusione e difficile spegnimento. Allora, se non bruciano cose di grande proporzione, se brucia il cestino della spazzatura, non è un incendio. Se non è di facile diffusione, non è un incendio. E se si spegne in maniera facile con un estintore, non è un incendio, perché siamo in una fase di un quasi incidente, un near miss, dove di fatto noi interveniamo con l'estintore, quindi non è un incendio vero e proprio. Queste cose qua magari vi lascio con le slide, però non voglio entrare proprio nell'aspetto giuridico, perché altrimenti insomma diventa un po' più pesante la lezione. Però queste ve le lascio come che cos'è l'incendio, che cos'è il danneggiamento, quindi dal punto di vista giuridico dovete anche capire che cosa effettivamente, come vengono definiti, come viene definito il fuoco e l'incendio. E ricordatevi che quello che andate a vedere durante l'incendio, sono le conseguenze. Quindi le conseguenze è tutto ciò che voi vedete, mentre le cause sono quelle che voi andate a scoprire. Voi quando andate a progettare, voi fate in modo, fate una progettazione, la progettazione oculata, fate in modo che non ci siano mai le conseguenze. Però se fate errori progettuali, quegli errori progettuali non sono altro che possono essere la causa delle conseguenze che si possono avere anche a distanza di anni. Quindi quando voi adesso fate un progetto antincendio, uscite dall'università, qualcuno vi commissiona un progetto antincendio, questo progetto antincendio può andare bene, però se avete fatto degli errori progettuali, magari non li vedete nemmeno subito, a distanza di anni può scoppiare un incendio e il magistrato, aprendo il fascicolo e incaricando il CTU, può magari uscire fuori che il progettista, come è successo anche nel Greenfield Tower, escono fuori le errori progettuali e quindi le responsabilità subito vengono additate. No? Quindi quello che voglio dire è il progetto vi segue a vita. Quindi ricordate che fare un progetto antincendio non è così banale. Dovete quantomeno cercare di conoscere bene il fenomeno e cercare soprattutto di prevenire al meglio l'evento. Poi ci possono essere pure altre cause che hanno cambiato il vostro progetto nel tempo e quant'altro, però quando si fa un progetto antincendio cercate un attimino di capire nel dettaglio tutti i pericoli che comporta. Per esempio, immaginate che c'è una centrale termica, un gas metano, oppure immaginate quando usate, insomma, ho progettato una falegnameria spesso, no? Quella delle falegnamerie, uno dice, vabbè, è lì, magari con le polvere di legno, se non ci sono magari idonei apparati di rilevazione antiscintille e quant'altro, può scaturire l'incendio. Oppure magari di polveri particolari, sottili, di farina, spesso uno magari non ci pensa, però quando non si vanno a progettare certe attività, il rischio di incendio è elevato. Ecco, come vi dicevo prima, no? Ci possiamo trovare in condizioni di insicurezza, no? Oppure un'azione che non è sicura perché stiamo passando sotto un carico, oppure un quasi incidente, oppure un incidente vero e proprio. Ci sono diversi livelli. Voi state attenti quando progettate in modo tale da non avere, da tenere conto, insomma, di tutte queste situazioni.
Questa è una slide importante, non so se questo sapete, la fate già vedere, però magari ve la farò vedere. Quando parliamo di cause, le cause naturalmente sono, possono essere nascoste, cause imprigionate. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi evento che avviene, non è solo l'incendio, anche il sisma da matrice, magari è uscito fuori che le cause di alcuni collassi strutturali non sono dovuti solo al sisma. Il sisma è la causa scatenante, però esistono cause pregresse che hanno contribuito al collasso della struttura. Immaginate per esempio la mancanza di staffature in un pilastro, quelle sono cause radici. Quindi quando lì si va a investigare si dice che la causa scatenante è stato il sisma che ha fatto collassare l'edificio X. Però ci sono tutta una serie di cause che sono errori progettuali oppure errori esecutivi. Magari la ditta esecutrice non ha inserito le dovute staffe nei pilastri e quindi quei pilastri erano vulnerabili all'azione del sisma. Naturalmente ricordate le razioni di Occam, però di queste cose poi magari le approfondite, le potete utilizzare anche in altre materie, che dice che tra le diverse teorie di spiegare un fenomeno si dovrebbe scegliere quella che richiede il numero più piccolo di ipotesi. Spesso quando voi andate a ragionare per risolvere un problema, spesso la soluzione del problema è banale, è evidente, però uno cerca di trovare magari soluzioni un po' più complicate. Quindi ricordate che dovete cercare di scegliere il numero più piccolo di ipotesi. Troppe ipotesi ingarbugliano la situazione e non riuscite a trovare la soluzione. Quindi progettazione verso investigazione. Allora, l'investigazione e la progettazione sono due facce della stessa medaglia, come ho detto prima. Naturalmente la back analysis della progettazione porta all'investigazione prestazionale. Perché vi parlo di prestazionale? Come esiste la progettazione prescrittiva e prestazionale, esiste anche l'investigazione prescrittiva e prestazionale. La progettazione prescrittiva che significa? Voi adesso, magari non so se vi abilitate all'anticipo con l'esame, adesso non lo so, però voi per fare il professionista anticipo dovete abilitarvi con l'ex legge 818 e vi iscriverete al Ministero dell'Interno. Quando dovete fare un progetto, vi arriva un progetto della centrale termica, andate a fare una progettazione prescrittiva, cioè prendete la normativa di riferimento, la rispettate appieno e quindi andate a dire, vabbè, la centrale a gas e metano, la reazione è tot, la porta apre verso l'esterno, la valvola di chiusura gas è all'esterno e così via, quindi è prescrittiva, cioè guidata di fatto dalle norme. Prestazionale significa che andate a modellare l'incendio per cercare di spiegare come effettivamente alcune cose possono andare bene senza magari impianti particolari. La progettazione prestazionale è quella che vi serve se volete fare il professionista antincendio in maniera insomma, diciamo, adeguata. C'è grossi studi professionali, per esempio Emilia Romagna, ne conosco qualcuno, si dedicano solo alla progettazione prestazionale antincendio. Quindi centri commerciali vengono studiati in questo modo, oppure non so, cinema. C'è tutta una serie di attività complesse dove magari con la progettazione prestazionale si riesce anche a far risparmiare la committenza tutta una serie di, diciamo, di opere che magari insomma, non è necessario fare. Per esempio è capitato molto la casa di riposo dove grazie alla progettazione prestazionale si poteva evitare un'uscita di sicurezza in più. Questa scala in ferro di 4 piani con fondazione costava intorno a 80-100 mila euro, invece con l'approccio prestazionale si è dimostrato che bastava mettere gli evacuatori di fumo in copertura, che costavano un quinto della scala, per far sì che l'evacuazione avvenisse in maniera adeguata. Quindi, però questo per dimostrarlo, magari c'è la modellazione, si dice guarda qua ci mettiamo gli evacuatori, scoppia un incendio in questo punto, in quest'altro punto, quindi vi dimostro ai vigili del fuoco che effettivamente in questo modo diciamo che riesco a mettere tutti in salvo secondo i tempi previsti. L'investigazione degli incendi quindi è una lezione inversa di progettazione antincendio. Quest'altra slide che vi faccio vedere è la medaglia di cui parlavo prima. Quando parliamo di progettazione, quindi parliamo di problemi diretti, no? Problemi che voi andate ad analizzare. Quindi la progettazione è questa faccia, quindi avete dei dati di input e quindi estrapolate dei dati di output. Nell'investigazione invece è l'altra parte della medaglia dove abbiamo problemi inversi. Quindi voi, data un'esigenza della committenza, progettate, fate un progetto antincendio e arrivate ai dati di output.
Invece, dato la scena di incendio, dovete capire cosa è successo. Questa è la differenza, diciamo, fondamentalmente tra i due. Quest'altro grafico che vi faccio vedere vi fa capire anche i livelli di investigazione che si possono, diciamo, si possono adottare, con anche i livelli di progettazione. Se voi progettate, no? Tenendo conto di singoli elementi, allora se voi progettate qualcosa dove tenete conto solo del singolo elemento strutturale, del pilastro, della trave, allora diciamo che la vostra progettazione è limitata, è localizzata, mentre voi quando andate a progettare tenendo conto di tutto l'insieme della struttura, allora fate una progettazione completa a livello strutturale. Anche a livello antincendio, se voi andate ad utilizzare curve molto accurate dello scenario di incendio, allora otterrete risultati soddisfacenti. Quindi incrociando le varie curve, diciamo, di incendio, che sono sempre più complesse con quello che scendiamo sotto rispetto alla struttura, allora riusciamo ad avere anche dei livelli accurati sia di progettazione che di investigazione. Quindi quando voi progettate, naturalmente voi utilizzate anche le curve nominali, non so se il professore ne ha parlato, la curva ISO 834, cioè naturalmente più la curva è realistica di quello che può avvenire all'interno della vostra struttura progettata, tanto più il risultato è soddisfacente. Quindi se sbagliate curva di riferimento, allora cominciate a sbagliare anche i dati di output che ottenete per effetto della progettazione stessa. Soprattutto oggi sono un po' più sul naso. Allora, la differenza tra progettazione e investigazione qual è? Allora, se voi progettate, avete a disposizione delle curve parametriche, la curva ISO 834 e quant'altro. Gli scenari di incendio quali sono? Quando voi fate la progettazione con PSA, eccetera, eccetera, voi dovete comunque rispettare degli scenari di incendio che sono previsti dagli eurocodici. Non lo so, magari avete 7-8 scenari di incendio, quindi voi, data una struttura, lo scenario di incendio numero 1 qual è? Un incendio davanti all'uscita di sicurezza. Scenario numero 2 è all'angolo e così via. Invece, quando parliamo di investigazione, lo scenario di incendio è uno solo, dovete capire qual è quello che è successo. Mentre le curve, la curva è quella dell'area di incendio reale, naturale, che è diversa dalla curva parametrica. I punti di innesco, voi stabilite dei punti di innesco per il scenario di incendio, mentre i punti di innesco in attività investigativa può essere uno solo oppure più di uno. Negli incendi dolosi, più punti di innesco ci possono anche stare. Il carico di incendio, il carico di incendio specifico di progetto, no? Voi avete visto i carichi di incendio, megajoule a metro quadro. Allora stabilite, in questa attività ci sono 800 megajoule a metro quadro. A livello reale non è così, perché a livello reale io magari mi ritrovo a investigare su uno scenario di incendio che è un salotto di un appartamento dove c'è stata una vittima. Lo scenario, il carico di incendio è: analizziamo che divano c'era, divano tre posti, c'era la poltrona, c'era il tavolo, c'erano quattro sedie, quello è il carico di incendio reale. Poi voi vi direte: ma io non lo trovo più, non riesco a capire cosa c'era. Invece si trovano. Poi c'è la reazione, insomma, interna, la protezione attiva e la protezione passiva, che però sono variabili tra la progettazione e l'investigazione. Cioè, fare investigazione significa cercare di arrivare nel dettaglio, mentre nella progettazione è tutto teorico. Nell'investigazione, allora, o il dato è reale, oppure qualcuno in sede di udienza potrebbe dire: ma lei ha ipotizzato nella modellazione qualcosa che non è vero, perché lei mi dice che qua c'era un carico di incendio di 600 kg, 600 megajoule per metro quadro, ma di fatto dai calcoli che andiamo a fare, tenuto conto che c'erano 3 sedie, non è così. Analisi di un incendio. Allora, mozzicone di sigaretta, secondo voi, che temperatura raggiunge? Quindi se qualcuno butta un mozzicone di sigaretta, oppure immaginate voi state a casa vostra, vi addormentate, qualcuno di voi fuma, abbassa il braccio perché si addormenta, e questo mozzicone di sigaretta va a finire sul divano. Quello che succede è questo qua. Quindi abbiamo un mozzicone di sigaretta, quindi in 8 mm noi abbiamo delle temperature all'interno del cuore della cicca che possono raggiungere 800 gradi. Quindi un mozzicone di sigaretta produce 800 gradi di temperatura, una temperatura di 800 gradi. Questo è l'andamento delle temperature medio di un mozzicone di sigaretta, insomma, che può essere lasciato cadere, insomma, in qualsiasi punto. Mentre questa è una candela, quindi magari quando uno fa un aperitivo con qualcosa a casa o qualche parte, c'è queste belle candele, che però la candela è più pericolosa perché raggiunge 1400 gradi. Quindi le candele sono, diciamo, sono tutti punti di innesco, sono, diciamo, mezzi di innesco delle
Però questo lo lasciamo stare, andiamo avanti. Quindi che succede? Quindi quando ci sono queste situazioni con il mozzicone, con la candela, di fatto può partire un incendio. Quando parte un incendio si comincia a bruciare qualsiasi cosa e da tirare plastico, dovete tenere conto, fonde nel giro di 3 minuti, mentre la base di legno si infiamma in 5 minuti e il vetro fonde dopo 7 minuti. Quindi come progettazione su tutto l'antincendio, quello che vi invito a fare è ogni materiale brucia in maniera differente. Quindi magari analizzate elementi strutturali, per esempio la differenza tra legno e acciaio, no? Questa è una domanda anche di PSA. Il legno si carbonizza, quando uno dice brucia è relativo, carbonizza, però quando carbonizza il legno, che significa carbonizzare? Riduzione di sezione, quindi voi avete una sezione X, 30x40, tipo immaginate una trave, 30x40 di altezza, che brucia. Allora, innanzitutto ponete il problema. Ma quando c'è l'incendio, brucia su quanti lati avvolge la trave? L'avvolge su un lato solo perché gli altri due lati sono nascosti, o l'avvolge su tre lati? Oppure su quattro? Beh, su quattro è difficile perché magari c'è un solaio o qualcosa. Quindi magari la carbonizzazione avviene su tre lati. Quando avviene su tre lati, di fatto la sezione B, che prima è 30 cm, comincia a ridursi. Ma di quanto si riduce? È in funzione del tempo, perché come ben sapete c'è una velocità di carbonizzazione, quindi sto facendo dei collegamenti anche per l'esame di PSA, no? Quindi brucia, c'è una velocità di carbonizzazione che è 7 mm, 0,7 mm al minuto, quindi in base alla durata dell'incendio sapete orientativamente quanti millimetri si è ridotta. Se si riduce la sezione, naturalmente andiamo a fare il calcolo strutturale, quella sezione non ha più quella portanza, quindi collassa nel momento in cui il carico che agisce sopra è superiore alla resistenza, diciamo, correlata alla sezione, giusto? Mentre l'acciaio, che succede? Indipendentemente dall'acciaio, quando ci sono i 600 gradi, incomincia l'acciaio a decadere di resistenza, quindi la resistenza dell'acciaio si riduce del 50%, quindi magari collassa prima. Quindi una domanda d'esame di PSA è più pericoloso una trave d'acciaio o è più pericoloso una trave di legno? Secondo voi, date queste informazioni, sono veloci, che abbiamo risposto adesso, è più pericolosa una trave di acciaio, perché l'acciaio, quando c'è un incendio a 600 gradi, vi può collassare. Il legno a 600 gradi sta carbonizzando, però sta carbonizzando significa che collassa. Quindi il collasso di una trave d'acciaio avviene in maniera rapidissima, cioè neanche fino a poco. Infatti i vigili del fuoco valutano bene la scena di incendio, quindi se ci sono delle travi d'acciaio magari si guardano bene perché potrebbe collassare un momento all'altro, mentre una trave lignea carbonizza, però voglio dire spesso magari non collassa perché comunque resiste, con la sezione resistente. Quindi vabbè, la fase di ignizione l'avete visto col professore, quindi andiamo avanti. La fase di crescita dell'incendio, il flashover, se raggiunge il flashover dell'incendio c'è utilizzato tutti gli elementi, i materiali combustibili presenti nel compartimento sono coinvolti simultaneamente nell'incendio. Quindi ricordate, la fase domanda d'esame potrebbe essere così il flashover. Non tutti gli incendi raggiungono il flashover, perché magari incomincia ad aumentare la temperatura, però per qualsiasi motivo si spegne l'incendio. Immaginate per esempio la carenza di ventilazione, di ossigeno. L'ossigeno che è presente nell'aria è 21%, ma quando si sviluppa l'incendio l'ossigeno si abbassa. Se non c'è ossigeno a sufficienza, il combustibile presente nella scena non prende fuoco, quindi potrebbe anche un incendio non raggiungere il flashover per mantenere carenza di ossigeno. Poi abbiamo il piano sviluppo, questo vado veloce perché l'avete già visto, e la fase di decadimento, quindi facciamo anche una carrellata di quello che abbiamo visto questo portello. Quindi ricordate queste quattro fasi e ricordate che cos'è il flashover, e non è detto che si verifichi insomma in molti casi. Ricordatevi, fate la differenza tra pre-flashover e post-flashover. Okay? Il flashover è un altro punto significativo dell'incendio, perché prendono fuoco tutti i materiali combustibili. Quindi il flashover in questa stanza significa che bruciano le tende, cominciano a bruciare le sedie, cominciano a bruciare tutta la materia combustibile. La fase di flashover è condizionata dalla quantità di materiale combustibile, in quanto nel compartimento c'è l'ossigeno a sufficienza, cioè all'inizio l'ossigeno
è sufficiente per l'incendio. Mentre nella fase di incendio generalizzato è generalmente influenzata dalla disponibilità di apporto di aria dall'esterno. Però ricordate, non c'è ossigeno, quando c'è l'incendio in uno scenario, i vetri esplodono a un certo punto, non è che i vetri sono... No. Quindi quando esplode un vetro, scoppia un vetro, di fatto arriva l'ossigeno rientra, quindi si realimenta bene l'incendio. Poi vi faccio vedere. Allora, guardate questo video qua vi fa vedere come l'albero di Natale, casa vostra, immaginate aver comprato un impianto di illuminazione a pochi euro, andate in bagno, nel giro di 24 secondi, 25 secondi, il vostro salotto è completamente invaso dalle fiamme. Stiamo parlando di 25 secondi, questo è un tempo accelerato ma è reale. Quindi state attenti naturalmente alle fonti di innesco e al materiale che può bruciare. L'albero di pino secco brucia in maniera velocissima. Magari un divano, magari che qua anche un divano un po' così, con una cicca di sigaretta sulle faccioline brucia, ma brucia più lentamente. E questo naturalmente ti sto facendo vedere un po' di, diciamo, fatto vedere un po' di scenari. Cosa succede in uno scenario di incendio? Queste sono, allora, uno scenario di incendio reale sono queste le curve. Noi abbiamo temperatura, tempo. Dove? Che succede? Perché abbiamo degli abbassamenti e innalzamenti di temperatura? Perché di fatto, come potete vedere, la temperatura comincia a crescere, però quando l'ossigeno incomincia a ridursi, l'incendio tende a spegnersi. Quando arriva qualcuno, i soccorsi, i vigili del fuoco, scoppia il vetro di una finestra, di una porta, vede la rottura di una porta, comporta poi il rialzo della temperatura. Quindi tutto dipende dalla ventilazione. Quindi quando voi calcolate l'opening factor, l'avete fatto l'opening factor, ecco, l'opening factor è fase progettuale, è una cosa dove voi dite, in base all'opening factor eccetera eccetera, andate a rimodulare il vostro calcolo a fine antincendio. Nell'ambito investigativo l'opening factor è dovuto a un opening factor investigativo, cioè voi avete calcolato l'opening factor in fase progettuale tenendo conto delle finestre, non mica tutte le finestre si aprono, sono aperte durante un incendio. Magari su queste 5 finestre scoppia l'incendio, magari due esplodono, altre rimangono intatte, quindi di fatto l'opening factor investigativo è dovuto da solo a quelle due finestre. Non solo, il calcolo di questo opening factor è relativo all'apertura effettiva che si crea per effetto dell'incendio, perché magari si spacca una finestra e il 60% è aperto e il 40% è rimasto in vetro. Non è banale, però voglio dire come la differenza tra investigazione e progettazione. Ecco, guardate qua, prendete l'ossigeno, allora qua abbiamo i grafici che potete anche portare all'esame, ecco, cercate di smanettare un po' con i grafici, curve, temperatura, tempo, e possiamo avere curve, temperatura, tempo e percentuale di ossigeno. Quindi fate un grafico dove dite, guardate, la temperatura qua aumenta, si raggiunge il flashover, oppure c'è mancanza di ventilazione, quindi l'incendio incomincia a spegnersi, poi qua a un certo punto si apre la porta e l'incendio si rianima. Cosa succede nella percentuale di ossigeno? All'inizio l'ossigeno è 20%, 21%, poi comincia a scendere, a scendere, a scendere, a scendere. Quando io apro la porta l'ossigeno comincia a risalire. Quindi quando spiegate il fenomeno dell'incendio all'esame, tenete conto che ci sono tante variabili dentro di ciò. Quindi poi faccio vedere altri grafici, parliamo di gas e quant'altro. Questo lasciamo stare. Ecco, una cosa che vi volevo fare vedere è lo sviluppo dei fumi. Quando scoppia un incendio, questa è la curva temperatura T, temperatura tempo, no? Questa qua la vedete, magari è un po' più allungata, però ricordatevi che quando la temperatura inizia ad alzarsi, 30, 40, 50, 60, nel frattempo ci sono volumi di metri cubi di fumo che si sviluppa. Quindi si sviluppano prima i fumi rispetto all'innalzamento delle temperature. Questo nella maggior parte dei casi succede così. Quindi quando scoppia un incendio voi vi ritrovate la vostra stanza satura di fumi con temperature che si stanno alzando. Quindi ricordatevi una cosa di questo tipo. Questo per esempio è un altro grafico che potete anche presentare all'esame quando parlerete un po' dello sviluppo di un incendio. Quindi parte l'incendio, temperature in questo modo, ma lo sviluppo dei fumi in qualche modo anticipa l'innalzamento delle temperature, per questo farvi capire un po' gli incendi.
ogni cosa, naturalmente ogni palazzo, ogni edificio, è dato da una scatola di fiammiferi. Per esempio, non so se voi conoscete tutte le norme antincendio, però non esistono delle norme specifiche antincendio per quanto riguarda gli appartamenti, ci sono per i condomini. Quindi, a una certa altezza le norme impongono, che sono gli idranti nelle scale, però dentro l'appartamento non esistono. Non a caso c'è stata l'ultima pubblicazione che ho avuto, quella dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, assieme ad altri colleghi della Commissione di Fire Investigation, dove si dice effettivamente che secondo la Commissione, secondo noi, negli appartamenti bisogna cominciare a rendersi conto che bisogna applicare in qualche modo un po' di regola a livello antincendio. Per farvi un esempio, se voi progettate un asilo nido, adesso sarete progettisti antincendio, qualcuno vi commissiona un asilo nido, la norma vi impone che il materiale imbottito dell'asilo nido, quindi cuscinetti, le fasciatoie e quant'altro, siano di classe 1IM, di reazione al fuoco. Avete visto la reazione al fuoco con il professore? State attenti a non confondere reazione al fuoco con resistenza al fuoco. Quindi la reazione al fuoco è 1IM, che significa? Che se qualche maestra, qualche collaboratrice che sta all'interno dell'asilo fuma e butta una cicca di sigaretta su questo fasciatoio, su questi mobiletti dei bambini, non si propaga l'incendio. Quindi la norma vi impone quello. Quindi quando voi precedete quello, i tendaggi devono essere tutto IM. Perché non imporre negli appartamenti che i divani che andiamo a comprare siano un IM? Negli Stati Uniti è presente. Negli altri paesi, adesso non so, negli Stati Uniti ci sono delle norme più stringenti in FPA. Diciamo che in Italia non c'è una sensibilità per quanto riguarda l'antincendio nelle abitazioni. Ora magari uno potrebbe dire, guarda, abitazioni grosse, di un taglio elevato, oppure quantomeno dire, guardate, quando nelle abitazioni dovrebbe fare l'albero di Natale deve avere quelle caratteristiche, i divani devono avere quelle caratteristiche, e magari i materassi devono avere quelle caratteristiche, magari imporlo, in modo tale che tutte le case che producono divani, comunque, effettivamente, oppure avete immaginato una correlazione tra l'assicurazione dei debiti di casa vostra, potete assicurare casa vostra contro l'incendio. Quando voi comprate un'abitazione, la prima cosa che vi propongono nel campo è l'assicurazione. Però un conto è di che io devo pagare l'assicurazione su una casa dove io ho già previsto tutta una serie di misure di protezione contro l'incendio, quindi ho materassi classe 1IM o divani classe 1IM, tendaggi 1IM, e quindi magari dovrei pagare meno di polizza perché comunque ho tenuto conto di questo rispetto all'abitazione dove magari è molto più vulnerabile. Guardate quanti scenari, quanti diciamo settori di approfondimento possono nascere con l'antincendio. Questi sono due compartimenti, sono uguali a livello di carico di incendio, ma sono differenti a livello di sezione. Quando scoppia un incendio, quale brucia totalmente? Quello piccolo o quello grande? Quello grande? Questo è l'incendio che si sta propagando, ecco quello che succede. Quello piccolo di fatto deve tenere conto anche dell'effetto irraggiante delle pareti e della sezione abbastanza brutta, del volume piccolo, che comporta comunque una devastazione dello scenario di incendio. Per questo vi faccio vedere dopo esplosione eccetera eccetera. Ricordatevi che spesso voi adesso fate progettazione strutturale incendio, però in alcuni casi c'è anche l'esplosione da associare. Molte volte c'è prima un'esplosione e poi arriva l'incendio. Immaginate gas metano, c'è l'esplosione di un appartamento e poi segue l'incendio. Oppure in alcuni casi c'è l'incendio e poi segue l'esplosione. Immaginate l'incendio investe delle bombole di gas e poi avviene l'esplosione. Ok? Però qual è la differenza? L'esplosione dura millesimi di secondi e l'incendio può durare minuti e ore. Ok? Oppure ci possono essere esplosioni dopo l'innesco dell'incendio. Quello che dovete familiarizzare anche per l'esame è il cosiddetto rilascio termico del calore, no? Le cosiddette curve HRR. Naturalmente io qua vado veloce perché il professore già ve ne ha parlato, no? Però ricordate giustamente che fisicamente la curva HRR oppure RA, quella che chiamiamo RHR, però è sempre la stessa cosa, è il calore rilasciato dalla combustione di un materiale per unità di tempo e per unità di aria. Ok? Ricordatevi che ogni materiale ha un potere calorifico, esiste per ogni materiale una velocità di combustione. Ok?
I modelli di curva HRR possono essere variegati, in genere noi utilizziamo questo qua perché rappresenta l'incendio dei comuni materiali combustibili, quindi una fase diciamo quadratica, poi una fase costante, una fase di cadimento lineare. Rivedete un po' l'aerocodice, dove magari poi il professore vi farà calcolare T con A, T con B e T con C. Questi qua ve li dico perché sono domande d'esame. Però ricordate anche all'esame che esistono, possiamo anche adottare modelli diversi di HRR nel tempo, che okay, triangolari, insomma, eccetera, eccetera. Ricordate quindi queste curve poi vi dicevo prima, dove possiamo aggiungere una potenza massima e poi possiamo avere anche fasi di decadimento della potenza termica per effetto dello spegnimento dell'incendio. Non immaginate un impianto sprinkler che entra in gioco quando c'è un incendio, quindi comporta comunque un abbassamento della curva. Ricordatevi questo T con A, alfa, sì, alfa contraddistingue che cosa? Va a contraddistinguere il tipo di la velocità di crescita dell'incendio, no? E poi naturalmente questo è tutto tabellato, quindi ricordate che a seconda della destinazione d'uso abbiamo una velocità di crescita dell'incendio che possono essere medie, veloce, lente e quant'altro. Dal punto di vista investigativo è tutto relativo, perché se io vado adesso a investigare, no? Immaginiamo scoppia un incendio in un ufficio e qua mi dice che la velocità di crescita dell'incendio è media, però se l'incendio è doloso, quindi versamento di benzina, la velocità di crescita dell'incendio è elevata. Quindi vedete la differenza tra progettazione e investigazione. Quindi uno dice tabellato è media, a livello progettuale, però di fatto poi è medio o è veloce se c'è anche come l'accelerante. Naturalmente questo, ripeto, è un po' più veloce perché voglio fare vedere un po' di casi particolari, però questo vedo come ripasso per l'esame, quindi cercate di capire come si calcola l'RHR massimo in un incendio e la fase di raffreddamento come avviene, ok? Naturalmente cercate di capire che cos'è l'area sottesa tra la curva HRRT, questa curva qua, quest'area cosa rappresenta? L'energia. Quindi ricordate che quella è l'energia, avete fatto pure il corso con Sant'Antia, no? Quindi già adesso sapete queste cose, ok. Quindi vedete la stima della curva dell'incendio, basta che ripassate questo che è già un passo in avanti per l'esame, questo va avanti, propagazione e così via. Ricordatevi naturalmente come l'opening factor e il calcolo della tempistica, questo va davanti, fase di decadimento, ecco qua. Naturalmente questo tipo di curva naturalmente è variabile a seconda se c'è un controllo o meno, come abbiamo visto prima. Naturalmente che succede? Questa curva si innalza per effetto dell'opening factor. Quindi ricordate, maggiore opening factor, maggiore innalzamento della curva HRRT, aumento invece del carico di incendio, quindi allargamento della curva. Quindi questo è un esempio che dovete fare all'esame. Allora, se abbiamo un notevole carico di incendio, avremo sicuramente una curva dove i tempi che poi andate a calcolare con A, con B e con C saranno più lunghi. Mentre se abbiamo un opening factor molto alto, ci dobbiamo aspettare un HRR max più alto, ok? Però come vi dicevo prima, a livello teorico va tutto bene, a livello investigativo esiste l'opening factor investigativo, che significa? Cioè qual è la reale apertura nel nostro scenario? La reale apertura nel nostro scenario, se vogliamo fare investigazione, è quella, la effrazione, cioè io rompo il vetro, quindi c'è già una prima apertura, e poi la sommatoria di tutte le aperture che si generano durante l'incendio. Questo cosa comporta? Comporta questo tipo di diagramma. Questo tipo di diagramma voi nel vostro libro non lo troverete, perché voi avete qualcosa di piatto, cioè alzando l'opening factor si alza. Però realmente che succede? Che le aperture si generano nel tempo. Quindi in poche parole, gli scoppi e i danni delle finestre non si hanno tutto in contemporanea, quindi avrete qualcosa a gradini di questo tipo, ok? Questo se volete proprio come approfondimento in fase d'esame, dite, questo è così, però realmente un opening factor non è mai costante, ma è variabile nel tempo, quindi avremo tanti T con A, T con A primo, T con A secondo e così via. Mentre questo si ha quando abbiamo un carico di incendio, naturalmente che abbiamo detto
variabile. Vi faccio un esempio: se qualcuno vi dà un incarico, c'è stato un incendio in un negozio di abbigliamento, dobbiamo cercare di capire quanto era il carico di incendio. Voi dovete fare in modo di avere, di trovare tutti questi elementi al contorno, no? Capire quanto è durato l'incendio, se è stato spento dai vigili, e tramite questi parametri voi dovete fare tante modellazioni affinché questi parametri che avete trovato in funzione del carico di incendio variabile poi combaciano. Quando combaciano avete trovato il carico di incendio Q, ok? E questo è un problema diverso. Quindi nella progettazione, dato Q, vi ritrovate T con A, T con B, T con C. Invece nell'investigazione, dato T con A, T con B, T con C, perché io ve lo dico perché sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno fatto una scheda, ci sono i testimoni, quanto era Q? Dato Q, date il risultato alla compagnia assicuratrice che poi rimborserà il negoziante che ha un'assicurazione. Vedete che poi alla fine è abbastanza, molto, molto particolare. Però ripeto, sono diciamo esercizi complessi che vanno appunto, però diciamo ho fatto un po' di esperienze, però alla fine danno delle soddisfazioni perché sono attività investigative. Poi quando dobbiamo fare pausa ve lo dite così andiamo avanti qua. Questo l'ho fatto vedere, questo è l'incendio stabilimento Contarelli. Ecco, però cosa abbiamo? Una struttura in elementi prefabbricati, immaginate grossi capannoni industriali prefabbricati, prende fuoco qualcosa e naturalmente si brucia completamente un capannone con un danno di quasi 10 milioni di euro. Questi sono gli ordini di grandezza. Quindi immaginate, quindi fumi, come ho detto prima, vedete i fumi, è la prima cosa che si genera in un incendio. Magari le fiamme ci sono, però se andiamo a calcolare il volume di fumi qua, di fatto abbiamo tantissimi metri cubi. Teoricamente non è un esercizio facile, dal volume dei fumi, quindi tot metri cubi corrisponde a tot materiale che si sta bruciando. Questo è anche un bel esercizio, perché se riesco a capire i fumi che si generano in ogni istante, posso in qualche modo dire il materiale che si sta bruciando in ogni istante. Non è facile. Per esempio, adesso non so se un litro, adesso non ricordo se un litro di benzina se produce 80 metri cubi di fumo. Quando brucia completamente un litro di benzina, questo litro di benzina comporta 80 metri cubi di fumo. Se riusciamo a fare delle correlazioni esatte, noi riusciamo a capire in uno scenario di incendio quanta benzina è stata versata. O immaginate un omicidio, viene versata benzina a terra, questa benzina si dà fuoco, questa benzina produce fumi. Riusciamo a calcolare il volume dei fumi prodotti? Sì, in qualche modo sì, perché se le finestre non si sono rotte, il fumo è andato verso l'alto e questo fumo qua si è stratificato nel soffitto e si stratifica fino a una certa altezza. Superficie, per altezza abbiamo il volume e quindi sappiamo in qualche modo quanto benzina è stata versata. Naturalmente ci sono tante variabili, perché se è verso la benzina sul pavimento è una cosa, se è verso su un divano si impregna è un'altra cosa, quindi ci sono tante tante cose. Ecco quello che è successo. Guardate, dal punto di vista strutturale, voi che siete studenti di progettazione sull'antincendio, è avvenuto, questo è un rilievo controllo, guardate cosa è avvenuto, questo è il disastro di un capannone industriale dovuto a un incendio. Come potete vedere, c'è un capannone modulare, quindi avrà dei pilastri in cemento prefabbricato, delle travi e delle ulteriori travi secondarie. Però se voi andate a vedere, qui c'è stato il collasso delle travi e qui c'è stato il collasso. Che significa questo? L'innesco dell'incendio, dove è avvenuto? Dove è avvenuto l'innesco, secondo voi? Domanda che vi pone il magistrato è: punto di origine dell'incendio. Dove è avvenuto il punto di origine dell'incendio? È avvenuto nella zona dove c'è stato il collasso delle travi? Sì. Cosa è detto? Chi cosa ha detto? Magari qua l'innesco è qua e poi collassa la trave là, perché bisogna tenere conto della propagazione. Attenzione a fare questa, io le faccio queste domande perché. Allora, dove ci sono i collassi strutturali non significa che l'incendio sia originato, ma possiamo dire che dove è avvenuto il collasso delle travi, l'incendio ha avuto una notevole magnitudo, perché ha dovuto abbattere le resistenze e vincere anche i vincoli strutturali per far cadere e collassare le travi. Potremmo
dire effettivamente che in questa zona qua l'incendio è stato molto devastante perché c'era molto carico di incendio sotto. Tant'è vero che poi è uscito fuori che in questa zona qua mi era depositato molto materiale. Quindi se io effettivamente dentro ho una grossa catastrofe di legname, no? Però il riesco avviene là, poi per man mano il riesco si propaga, arriva qua, quindi le fiamme saranno alte, fanno collassare la nave. Però questo non significa che l'origine è venuta qua. Quindi non è mai detto che in base all'origine c'è il maggiore danno. Il maggiore danno dipende dalla distribuzione spaziale del carico di incendio. Ok? In fase progettuale voi lo spalmate in maniera uniforme, sbagliato. Dal punto di vista investigativo io dico che spalmare il carico di incendio in una struttura industriale non va bene, perché magari io devo tenere conto di una resistenza al fuoco maggiore in alcune aree dove io devo stoccare il materiale rispetto a alcune aree dove c'è solo produzione. Ecco perché vi dico che l'attività investigativa migliora la progettazione. Come conoscere la progettazione mi aiuta a investigare. Vediamo un attimo. Effetti sui materiali, legno, questa è carbonizzazione, questa è diversità di carbonizzazione del legno, diversità di carbonizzazione, e questo è lo strumento che vi permette di capire lo spessore di carbonizzazione. Allora, secondo voi, se io a occhio, adesso facciamo un esercizio a occhio, c'è stato un incendio, vedete una trave carbonizzata. La trave carbonizzata può presentare in due modi, o con due strati, strato carbonizzato e strato integro, o strato carbonizzato, semicarbonizzato o parzialmente carbonizzato e parte integra. Che indicazioni vi dà sull'incendio? Così poi facciamo una pausa per il tempo. Sul tempo? Sul tempo sull'incendio. In che senso sul tempo? Cioè, se l'incendio è istantaneo carbonizza, è l'esempio a destra, si è... Quindi istantaneo che si intende? Che più un'esplosione più veloce. Giusto, incendio veloce, ok, quindi possiamo dire che gli incendi effettivamente veloci producono questo tipo di danno. Incendi più lenti cuociono, diciamo, meglio dei lenti. Quindi vedete qua come effettivamente avviene. Ecco perché dico, quando noi parliamo di velocità di carbonizzazione 0,7 mm al minuto, sì, è andato teorico, proprio si entra poi nel dettaglio. Poi un'altra cosa, dalla velocità di carbonizzazione possiamo calcolare la durata, ok? La durata di un incendio locale, però, sotto una finestra, è data dallo spessore di carbonizzazione diviso beta, che è la velocità di carbonizzazione trovata sull'Europoli. Però sono dati teorici, cioè anche questa durata è una durata orientativa, non potete andare a pensare che la durata è stata di 30 minuti. Diciamo orientativamente in quel posto è stato 30 minuti, perché per questo che l'incendio generalizzato lì ha prodotto effetti per 30 minuti con quella carbonizzazione. Poi magari c'è un'altra finestra che hanno avuto una carbonizzazione diversa. Guardate, gli americani cosa fanno? Quando c'è un incendio in un capannone industriale ligneo, no? Loro cosa fanno? Vanno a fare un censimento, vanno a distinguere tutte le trave che spessore di carbonizzazione hanno avuto. Quindi dice, questo ha avuto 8 mm, questo 8 mm, quindi creano poi delle mappature. Ok? Adesso vediamo se c'è una mappa. D'accordo? Potete anche costruire delle mappature con delle linee che hanno la stessa profondità di carbonizzazione, e questo vi potrebbe dare indicazione sullo sviluppo dell'incendio, no? Uno potrebbe dire sì, effettivamente qua c'è una maggiore concentrazione di carbonizzazione, quindi potrebbe essere partito da qua l'incendio. Sono delle tavole progettuali che vi danno una mano, tant'è vero che io parlo in molti casi di progettazione dell'attività investigativa, cioè l'attività investigativa va progettata, non si fa, cioè non è solo un'attività di indagine. A tavolino vanno fatte delle tavole grafiche. Per l'incendio contrario io ho prodotto delle tavole grafiche, dove le tavole grafiche vanno per il capannone che abbiamo fatto, quindi anteincendio è così, post incendio è così, come esiste l'anteopera per post opera per le tavole vostre, no? Quindi bisogna saper leggere non solo la volontà di carbonizzazione ma anche la sua direzione principale. Questo ve l'ho detto. Questi sono altri esempi dove vi danno indicazioni di dove parte l'incendio a seconda della carbonizzazione degli elementi. Quindi dovete fare un attimo di pausa, no? Lo stacchiamo un attimo, ci prendiamo un caffè. Come? E poi... Si può.
adesso continuiamo con le tangenti di vento. Allora, dal punto di vista strutturale, no? Magari non dovete pensare solo all'acciaio, al legno, dovete pure capire come effettivamente funziona, cosa succede quando c'è il serpente in uno scenario di incendio, no? Ecco, per esempio, queste sono le classiche, sono classici segni di effrazione, cioè quando qualcuno vuole tentare di entrare in uno scenario, naturalmente rompe il vetro dal punto di vista meccanicamente, quindi si creano, diciamo, dei segni di effrazione. Mentre questa fa vedere come segni la rottura termica. Ora, naturalmente, guardando un po' l'immagine faccio vedere la differenza, e quantomeno insomma si riesce a distinguere la rottura termica dalla rottura meccanica. Perché la rottura termica di un incendio, ricordate, è una rottura con frammenti grandi di vetro, cioè il vetro per effetto della degradazione termica si rompe, però con delle linee abbastanza lunghe. Quindi, diciamo, gli effetti che voi potete avere sullo scenario dell'incendio non sono effetti di questo tipo. E poi, naturalmente, se andiamo a valutare nel dettaglio il vetro e andiamo a vedere un po' la sezione, il bordo del vetro termicamente fratturato rileva l'assenza di linee di frattura nella sezione stessa, mentre il vetro rotto, diciamo, in maniera meccanica ha presenta una sezione di questo tipo. Quindi già la sezione stessa, se è un po' più liscia, più lineare, fa la differenza tra una rottura termica e una rottura meccanica. Ricordatevi poi, quando c'è prima un incendio e poi l'esplosione, noi dobbiamo trovare a terra dei frammenti di vetro con un annerimento su una faccia. Quindi quando voi trovate una faccia di frammenti di vetro con una faccia annerita, allora significa che c'è stato prima l'incendio, quindi quel frammento di vetro è stato colpito dai fumi e poi è caduto per effetto della rottura termica. Poi i frammenti di geometria varia, posizione dei frammenti nelle vicinanze dell'infisso e ventilazione tardiva di corpulenti nella scena. Quando invece avviene prima l'esplosione, le schegge di vetro della vostra finestra le trovate a distanza, ok? Quindi non le trovate, insomma, vicino alla scena d'incendio, quindi frammenti a ragnatela, posizione dei frammenti posti in lontananza dell'infisso e quindi schegge di vetro anche pulito, ok? Quindi per capire se è stato prima un evento rispetto ad un altro, basta andare a valutare un po' i vetri che trovate, insomma, nella zona. Naturalmente, per capire dal punto di vista strutturale come si rompe un vetro, naturalmente la rottura di un vetro, questo andiamo un po' nel campo dell'esplosivistica forense. Dato un vetro, dato un'esplosione, a che millibar si rompe il vetro? Allora, naturalmente sono state fatte tutta una serie di prove sperimentali. Naturalmente queste sono delle prove un po' datate, però hanno ancora la loro valenza. Se noi prendiamo una finestra, per esempio, un metro per un metro, quindi immaginate una finestra quadrata, un metro per un metro, rappresentata da questa retta, diciamo che 4 mm di spessore di vetro si rompono a 50 millibar. Quindi voi teoricamente, quando vedete dei vetri rotti, naturalmente devono essere singoli vetri, data la geometria dell'infisso e dato lo spessore del vetro, riusciamo a capire qual è la pressione che serve per rompere il vetro. Oppure viceversa, dato l'esplosione, ogni esplosione dovete sapere che comporta favorisce la nascita di sovrappressioni. Quindi la differenza tra un incendio e un'esplosione qual è? L'incendio comporta una variazione termica, l'esplosione comporta una variazione di pressione. Naturalmente la variazione termica è espressa in gradi, la variazione di pressione viene in genere, molto spesso, diciamo, parliamo di sovrappressione in millibar, non parlate di bar, quindi millibar, 30, 40, 50, 100 millibar, ok? Naturalmente parliamo di esplosione contenuta, non parliamo di grosse esplosioni, perché voi pensate che sono le deflagrazioni e le detonazioni, quindi parliamo di effetti deflagranti, non detonanti, ok? Però voi dovete sapere, dal punto di vista come ingegneri, che di fatto, se volete approfondire, questo è un settore molto bello dell'esplosivistica forense, quindi se volete fare quindi consulenza in ambito sicurezza, quindi con esplosioni e incendi, dovete sapere che effettivamente i danni, le esplosioni producono danni strutturali. Quindi quando voi progettate il vostro classico solaio, no?
soggetto a carichi verticali, voi avete il vostro classico solare incastrato e incastrato, diagramma dei momenti di questo tipo, con delle forze agenti tot chilometro quadro. Quando c'è l'esplosione, i carichi sono al contrario, quindi spesso i solai si danneggiano perché non sono stati progettati per ricevere azioni spingenti dal basso verso l'alto, perché nascono dall'alto verso il basso. Quindi tenete conto di queste considerazioni, quindi se volete fare sicurezza, quindi in locale suscettibile di esplosione, dovete tenere conto degli effetti esplodenti sulla struttura. Questo per esempio è un altro diciamo, grafico che riguarda sempre il tipo di pressione che esiste su un vetro affinché si possa arrivare alla rottura. Naturalmente ci sono dei software che vi permettono, dato l'infisso, dato tutta una serie di parametri geometrici, di calcolare la rottura del vetro. Dovete tenere conto che oggi come ci sono i doppi vetri, i tripli vetri, quindi questi sono grafici che non tengono conto di questo, però vi danno un'idea di cosa succede quando c'è l'esplosione. Naturalmente sul calcestruzzo che succede quando c'è un incendio? C'è l'effetto spalling, no? Quindi il calcestruzzo, ecco, quindi gli effetti che produce l'incendio sul legno è la carbonizzazione. Invece sul calcestruzzo abbiamo effetto spalling. Guardate, ecco, questi effetti qua, questi sono i classici effetti che le fiamme producono nelle vostre travi, insomma, che nasce incendio infiammato. Non a caso, quando fate la progettazione antincendio, voi state attenti ai copriferri, al copriferro, perché il copriferro di fatto non è altro che una protezione per l'armatura. Quindi in alcuni casi aver sbagliato anche il copriferro nella vostra struttura in cemento armato può comportare comunque quel pilastro deve essere rivestito con delle lastre perché non ha quella resistenza adeguata per il caso di incendio. Come ben sapete c'è la resistenza R60, R90, R120, una resistenza a fuoco, no? Quindi quando si progetta di fatto, se voi state progettando qualche attività che è soggetta a norma antincendio, tenete conto che una buona progettazione può tenere conto anche di aspetti di resistenza al fuoco tali che non c'è bisogno di compartimenti, di andare a rivestire ulteriormente i vostri elementi strutturali che nascono già con quella resistenza. Guardate quanti tipi di spalling esistono, esiste spalling violento, spalling graduale, d'angolo, esplosivo e quant'altro. Quindi, questo potrebbe essere questa slide di spunto per la vostra tesina che dovete fare, gli effetti che produce l'incendio sui materiali, no? Quindi sul calcestruzzo. Queste per esempio sono gli effetti che produce il calcio dell'incendio su dei pannelli in prefabbricato. Ricordate che quando avete gli elementi con dell'aria dentro si creano delle piccole esplosioni, micro esplosioni, i laterizi esplodono. Quando c'è un incendio, ve lo faccio vedere, immaginate un solaio in lato cemento. Il solaio in lato cemento, quando c'è un incendio, quello che vi trovate su una scena di incendio è di questo tipo. Quindi i laterizi subiscono una sovrappressione interna che comporta l'esplosione del laterizio nella parte bassa. Succede esattamente questo fenomeno qua. Cioè avete il laterizio, la pignata, no? Pignata, laterizio in genere, si sfondella, quindi crolla la parte sottostante. Quindi quando voi spiegate questo fenomeno, quindi abbiamo il fenomeno di sfondellamento dei laterizi e di spalling questi travetti in calcestruzzo. Quindi quando si parla di spalling del solaio in lato cemento è sbagliato, abbiamo sfondellamento e spalling, perché lo sfondellamento interessa la parte intradossale del solaio, interessa i laterizi. Adesso vi faccio un po' divertire. Secondo voi è più pericoloso in caso di incendio una lavatrice o un condizionatore d'aria? Quindi il condizionatore d'aria è più pericoloso rispetto alla lavatrice, giusto? Siete tutti convinti? Era un esercizio che vi do adesso per cominciare a entrare un po' nel meccanismo. E poi vi faccio una seconda domanda. In caso di incendio produce più fumi una lavatrice o un condizionatore d'aria? Cioè, i materiali producono tutti fumo allo stesso modo, gli elettrodomestici, quindi presa la lavatrice, presa un condizionatore d'aria, quello là a pinguino, quello basso, no? Producono tutti e due fumo allo stesso modo? No. E poi producono la stessa temperatura in caso di incendio allo stesso modo? Andiamo a vederlo. Questa è la lavatrice, diamo fuoco, questi sono i minuti, 2 minuti e 2 secondi, 4 minuti e 34 secondi.
6 minuti e 53 secondi, poi abbiamo 8 minuti e qualcosa. Minuti, 21 minuti, diciamo che intorno a 26 minuti la vostra lavatrice si è completamente bruciata, ok? Cosa dove dovete ragionare dal punto di vista ingegneristico? Ogni elettrodomestico, ogni materiale ha una curva HRRT, quindi quando voi parlate della vostra bella curva dell'incendio, HRRT dell'incendio, quale incendio vi riferite? Magari vi riferite all'incendio complessivo che è avvenuto nella scena. Però dovete tenere conto che esistono diverse curve per ogni materiale. Quindi se noi bruciamo una lavatrice, la curva HRT della lavatrice è questa, una lavatrice media, eccetera, eccetera. Quindi all'esame potete anche parlare di curve, di rilascio termico, potete anche di singoli elementi, di singoli arredi. E naturalmente dovete sapere che ogni elemento combustibile produce dei fumi secondo questo diciamo coefficiente in metri quadri al secondo, quindi produce, che ne so, 4,5 il picco è 4,5 metri quadri al secondo di produzione di fumi dopo, che ne so, 800 secondi. Se prendiamo il condizionatore d'aria e facciamo lo stesso esperimento, quindi lo bruciamo, la durata, ricordate, di ogni elettrodomestico è variabile, questa qua 25 minuti brucia. E abbiamo la nostra curva HRT. Vedete come ogni curva è differente, ogni elemento prende fuoco in maniera differente. Quindi questo raggiunge 300 kW di picco e ha una produzione di fumi di 10 metri quadri al secondo di fumi come picco. Quindi morale della favola, se noi facciamo una tabella, eccola qua, allora possiamo mettere vari elettrodomestici, no? Quindi per esempio la nostra bella lavatrice ha un coefficiente 540 massimo, RHR massimo di picco, che di fatto è più pericolosa rispetto all'aria condizionata, però è meno pericolosa rispetto al frigorifero. Vedete, quindi ogni elettrodomestico ha una certa pericolosità, quello più pericoloso è il frigorifero. Nella Greenfield Tower ha preso poco un frigorifero. E produce, quindi hanno dei cubi picchi ognuno differente, però se andate a vedere l'aria condizionata, che è meno pericolosa della lavatrice, produce più fumi, mentre quello che è più pericoloso in assoluto è il frigorifero, che non solo ha il picco di RHR ma anche un picco di produzione di fumi, ok? Quindi ogni elettrodomestico, morale della favola, ha una pericolosità differente e una produzione di fumi differente. Quindi quello che effettivamente che voi andate, quando voi andate a vedere il carico di incendio della vostra progettazione, è tutto relativo, perché bisogna vedere pure che tipo di materiale si va a mettere. Quindi magari se vogliamo fare una sorta di scansione delle varie pericolosità che si trovano in un appartamento, magari uno potrebbe dire guarda che la cucina potrebbe essere più pericolosa nella camera da letto, perché abbiamo degli elettrodomestici su un arredo che possono comportare dei picchi abbastanza alti rispetto ad altri arredi. Questo insomma l'abbiamo finito questa parte. Allora vediamo, vi faccio vedere giusto qualche video adesso per farvi capire effettivamente che significa trattare un incendio. Ci sono dei video di investigation. Per esempio, quando parliamo dei diagrammi, no? Questi sono dei diagrammi temperatura-tempo, no? Vedete? Quando scoppia l'incendio, io vi faccio sempre vedere i risultati finali dei diagrammi, però di fatto quando scoppia l'incendio noi abbiamo dei diagrammi dove, vedete, insomma, che vi fanno vedere, ci sono questi classici diagrammi, diciamo, dinamici, che sarebbe pure bello farli in adesivi, però non sono facili da fare comunque, dove fate vedere, magari, come aumenta la temperatura in caso di incendio, come avviene per esempio l'abbassamento dell'ossigeno durante l'incendio e quant'altro. Queste sono state ricavate da LinkedIn, sono prodotte da questa da Flashpoint, no? Però per farvi questo è proprio vedere come è bello effettivamente dover innanzi lavorare con strumentazione avanzata, no? Di essere innovativi. Quindi voi immaginate di andare da un PM e dire è avvenuto l'incendio in questo modo, vi faccio vedere una modellazione,
ed è avvenuto, l'andamento della temperatura è avvenuto in questo modo. Lo faccio giusto rivedere altre. Cioè, è tutta un'altra cosa il discorso di presentare il classico ecografico. Oppure per esempio vi faccio vedere alcuni grafici relativi a. Ecco, immaginate questo grafico relativo alla stratificazione dei fumi, no? Vi fa vedere effettivamente cosa succede quando scoppia l'incendio. Con quello che vi dicevo prima, ogni materiale produce dei fumi in metri cubi. Questi fumi si stratificano nella vostra scena. E quindi guardate questo video, vi fa vedere effettivamente come i fumi si stanno stratificando, perché di fatto se uno non vede come è fatto l'incendio, poi come fai a investigare? Io quando vado a investigare di fatto non mi trovo più i fumi, però i fumi che si stanno stratificando, come potete vedere, lasciano il segno nelle pareti. Quindi se vogliamo fare quando facciamo il repertamento, io dal repertamento misuro proprio geometricamente quant'è l'altezza, la linea diciamo di confine tra la affumicatura e la parte non affumicata. E di fatto la rete è una condizione geometrica quella. Però questo è quello che succede quando c'è l'incendio, salvo ulteriori fuoriuscite di fumo da finestre e quant'altro. Oppure altri video che vi faccio vedere, giusto per farvi rendere conto, no? Di quello che stiamo dicendo, è l'andamento di aria. Guardate la ventilazione come influisce molto nella. Queste sono prove sperimentali, le trovate su LinkedIn, no? Però ve lo sto provando per farvi vedere come quando c'è un incendio c'è un moto di aria fredda e di aria calda. L'aria fredda entra nella scena, entra dalle finestre che si sono rotte, entra dalle porte perché vanno aperte i vigili del fuoco e quant'altro, e l'aria calda, essendo più leggera, tende a fuoriuscire. Quindi c'è comunque un processo di ventilazione nella scena dell'incendio. Quindi l'opening factor che voi prevedete in fase progettuale è qualcosa di indicativo per farvi progettare bene, ma in fase investigativa è tutta un'altra cosa, giusto per farvi capire che non, spesso non, insomma, la progettazione e l'investigazione diventano poi quasi opposte, no? Oppure quest'altro è. Semiotica delle pareti. Naturalmente sulla semiotica io dovrei fare una lezione di 4-5 ore, però non ce la facciamo. Però vi faccio vedere da questo piccolo test come l'innesco, a seconda di dove è posizionato, lascia segni differenti sulle pareti. Ecco, il primo caso, se abbiamo un innesco, immaginate di un cestino posto al centro, o posto a fianco di una parete, oppure posto all'angolo, vedete che segni produce? Quindi quando voi andate su una scena dell'incendio e vi trovate qualcosa di questo tipo, questo vi lascia pensare a un innesco ad angolo. Immaginate un versamento di benzina in un angolo, produce una affumicatura in due pareti, oppure lungo una parete in quel modo, vediamo se possiamo ripartire. Ecco, vedete, sono piccoli dettagli questi che però in ambito investigativo sono importanti. Quindi quando voi ipotizzate di scenario di incendio in fase progettuale, sì, ipotizzate perché la norma ve lo dice, però in fase investigativa, per capire dove è nato l'incendio, ci sono tanti elementi, si chiama proprio semiotica dell'incendio. Io ho almeno altri 300 slide, però non riesco a farlo vedere oggi. Oggi vi faccio vedere come effettivamente basta una posizione differente del punto di origine che cambia completamente la semiotica dell'incendio. Sono cose che sono prodotte da Flash Point e di fatto insomma li potete trovare su LinkedIn. Io li scarico perché sono abbastanza, sono piccoli video, però vi danno un'idea di quello che succede. Adesso vi faccio vedere. Adesso parliamo un pochino dell'esodo, non so se va parlato il professore di esodo e quant'altro. Perché vi parlo di esodo? Perché di fatto quando voi andate a progettare dovete tenere conto anche dei tempi per l'esodo, no? Quindi quando voi progettate una struttura e naturalmente progettate anche gli scenari di incendio, dovete fare in modo che chi sta dentro, gli occupanti, diciamo, riescano in un tempo ragionevole e calcolato a mettersi in salvo. Per esempio, come ben sapete, cioè in fase progettuale di modellazione di incendi esiste l'FDS.
però esistono anche tutta una serie di software, per esempio Pathfinder, queste cose qua, insomma, anche FDS più EVAC, che vi permettono di calcolare, modellare l'esodo. Per esempio per la tragedia di Colle in alto effettivamente c'è in alto una modellazione dell'esodo. Questa per esempio è una modellazione di esodo, magari di strutture abbastanza complesse, no? Voi immaginate centri commerciali, insomma, dove comunque l'analisi dell'esodo diventa fondamentale, altrimenti gli errori sull'esodo comportano vittime in caso di incendio. Ecco, quello che volevo fare vedere, quello che è importante, questo anche a livello del vostro esame, quando giustamente andate a esporre tutto quello che succede in caso di incendio, ecco, sarebbe pure bello dire, guarda, facendo dei diagrammi, voi potete fare dei diagrammi temperatura-tempo, e quindi fate vedere, andate a diagrammare, a esporre la curva verde attraverso buon tempi, no? Quindi c'è una fase di innesco, c'è una fase di crescita dell'incendio, una fase di picco e così via, un punto di flashover, qua. Quindi esponete quella. Però nello stesso grafico, come abbiamo detto prima, c'è una fase di sviluppo dei fumi che sicuramente anticipa la temperatura. E quindi già avete introdotto, oltre alla temperatura, lo sviluppo dei fumi dell'incendio. Poi parlate anche dell'ossigeno, quindi l'ossigeno 21 gradi in maniera lineare comincia a scalare, e potete anche fare una cosa di questo tipo. Quindi se fate una tesina, ecco, la tesina che potrebbe pure bella è presentare tutta una serie di diagrammi, tenuto conto di aspetti progettuali investigativi, di tutto quello che succede in caso di incendio. Quindi l'ossigeno che si abbassa, poi si apre una porta e si alza, la temperatura si sta abbassando e poi si alza. Poi per esempio, quali sono altri diagrammi che possono entrare in gioco? Il rilascio di sostanze tossiche. Il rilascio di sostanze tossiche in genere avviene dopo, dal punto di vista proprio temporale, avviene con la combustione, quindi con la temperatura, quindi avviene dopo l'innalzamento della temperatura. Cioè i fumi di fatto sì, producono delle sostanze tossiche, però la produzione delle sostanze tossiche in genere segue quella della temperatura, immediatamente dopo. Poi naturalmente cosa abbiamo? Abbiamo la produzione sicuramente di monossido di carbonio, che sarebbe quella di ozono. Quindi potete fare anche una spiegazione, anche oltre alla curva HRRT, a una curva di questo tipo, dove tutte le fasi, di ignizione, di pericolosità e di morte e quant'altro, li possiamo raggruppare in un unico grafico. Ricordate naturalmente che quando parliamo di esodo, la visibilità, in generale l'uomo è un po' la visibilità a 30 metri. Quando scoppia un incendio, cosa vi ho detto? Siccome i fumi si generano subito, quando i fumi si abbassano, la visibilità diventa quasi nulla, diventa un metro, due metri, cioè quindi non avete più visibilità a 30 metri. L'ossigeno scende, il monossido di carbonio, quando incomincia a raggiungere concentrazioni in parti per milione abbastanza alte, allora a questo punto non è più, siamo al limite della sopravvivenza. Perché queste sono le soglie, se voi vedete, di accettabilità. Non possiamo andare in deroga a questi parametri. Vedete, la temperatura massima è 80 gradi per 600 secondi, altrimenti arrivano le ustioni e quindi vi portano, però dico, vi evidenzio che la maggior parte delle vittime che ho visto in scenari di incendio sono dovute non tanto alle ustioni ma tanto all'intossicazione da monossido di carbonio. Ricordate che il monossido di carbonio, se voi vedete, in 60 secondi vi uccide, cioè non è vi uccide ma vi porta proprio allo svenimento, no? Quindi passano 60 secondi, cioè un minuto, mentre 80 gradi riuscite a resistere 10 minuti. Quindi morale della tavola, con concentrazioni molto alte di monossido di carbonio, voi non morite subito ma svenite e poi si arriva alla morte. Quindi la maggior parte delle vittime avviene non tanto per ustione ma quanto per intossicazione dal monossido di carbonio. Queste sono alcune modellazioni con FDS, dove naturalmente con le modellazioni riuscite a estrapolare un sacco di dati di output. Andate a dire al PM le temperature raggiunte, ma anche in fase progettuale le temperature raggiunte, l'anidride carbonica che si genera, visibilità e così via, no?
Naturalmente per quanto riguarda l'esodo esistono diversi metodi per calcolare l'esodo. L'esodo quindi può essere il metodo tradizionale, degli indici normali, modelli di flusso e quant'altro. L'esodo, ecco, ve lo faccio giusto vedere al volo, però con calma poi vi leggete, altrimenti non riusciamo a finire tutto. Esistono varie tipologie di esodo. Immaginate una scuola, no? Dove magari una scuola, un istituto scolastico, magari riesce, diciamo, stabiliscono magari il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, il dirigente scolastico, organizzano un esodo magari per fasi, no? Dice, vabbè, prima facciamo uscire le prime classi, poi le seconde classi, oppure per piano, no? Quindi esistono diverse metodologie, quindi anche l'esodo è un settore molto bello, che diciamo in genere si correla con gli incendi, ma non è detto. Quindi spesso dovete pure valutare l'esodo in condizioni di sismo, in condizioni di altri eventi, no? E naturalmente esistono anche livelli di prestazione differenti, insomma esodo degli occupanti verso un luogo sicuro, oppure protezione degli occupanti sul posto, quindi tutta una serie di diagrammi. Naturalmente c'è quello che vi consiglio, andate anche a vedere il nuovo codice della prevenzione incendi, il DM del 2015, leggetelo queste cose qua, perché se volete fare l'attività di progettazione antincendi dovete cominciare a conoscere meno le norme fondamentali, poi andate nelle norme, le classiche norme orizzontali, le RT, regole tecniche orizzontali, poi esistono le regole tecniche verticali, magari ogni singola attività. Ecco, quello che è fondamentale è il tempo disponibile deve essere maggiore del tempo richiesto. Non so se è buon tempo, il professor Montepio ve ne ha parlato, però anche in fase di progettazione strutturale antincendio voi dovete tenere conto che in caso di esodo dovuto a incendio asset deve essere maggiore di R7, no? Quindi il tempo disponibile deve essere maggiore del tempo richiesto. Se invece è minore, vedete che succede? Abbiamo un range, un delta che comporta, insomma, la morte. Quindi significa che uno non riesce a uscire nel tempo previsto. Naturalmente la differenza tra il tempo disponibile e il tempo richiesto è un margine di sicurezza, no? Voi dovete dare un margine di sicurezza espresso in secondi, in minuti, quello che è, perché in modo tale che non ci sia, non sia completamente incompaciante. Questi sono alcuni metodi prestazionali. Questa per esempio è un'applicazione di Pathfinder, no? Quindi se volete calcolare l'esodo di una palazzina, voi riuscite naturalmente a capire, a calcolare quanto tempo l'ultimo occupante riesce a mettersi in salvo. Queste sono cose che benissimo potete fare o con FDS più EVAC, o potete fare con Pathfinder. Sono dei software che però, ripeto, possono servire. Voi fate ingegneria della sicurezza, dovete tenere conto dell'esodo. Naturalmente quando si fa a fare investigation con visto bisogna capire anche il tipo di agent che voi andate a modellare, no? Esistono diversi tipi di agent attivi, conservativi, gregari e quant'altro. Però fondamentale, quello che è fondamentale per voi ingegnere della sicurezza è capire anche le larghezze delle uscite di sicurezza. Quindi quando voi progettate, cercate di progettare secondo una logica, tenendo conto dell'affollamento. Ora magari con il nuovo codice di prevenzione di incendi non è più come prima si parlava di moduli, quindi se modulo passano un modulo a 60 passano 50 persone per il piano terra, ora si parla di millimetri a persona, sono cambiati i concetti, però questi concetti qua se volete andare a spolverare, ecco, in fase di progettazione strutturale antincendio parlate di incendio, parlate di esodo, l'esodo visto come tanti moduli calcolati secondo un affollamento, oppure visto come i limiti di persone secondo le classi di rischio, queste cose. Quindi riuscite anche a dimostrare che avete una padronanza sull'esodo, no? Vedete qua, quando le vie di esodo sono sottodimensionate rispetto all'affollamento, purtroppo si crea questo tipo di elemento che vi faccio vedere adesso. Crea la calca, questa è la classica condizione in cui purtroppo quando si crea la calca la gente poi muore perché viene schiacciata, non sottovalutate la spinta quando dà l'affollamento, le spinte affollamento sono spinte abbastanza elevate e poi voi venite schiacciate anche sul maniglione antipanico, spesso il maniglione antipanico di una porta che non apre perfettamente a 180 gradi, voi immaginate una porta che apre a 90 gradi, il maniglione antipanico ha una certa sporgenza, quindi quando voi scappate
l'unione antipanica purtroppo si parte con questo cuore, quindi ci sono degli elementi pericolosi anche nelle cose, oppure elementi aggettanti e quant'altro. Quindi questa è la situazione quando abbiamo un sovraffollamento, abbiamo invece un sottodimensionamento delle vie di esodo. Naturalmente cosa succede? Qua adesso vado un po' veloce perché dice come si calcola questo tempo disponibile. Naturalmente noi abbiamo delle variabilità dei tempi di risposta, no? Magari se uno sta guardando la televisione, naturalmente ci sono certi secondi, cioè bisogna, si ha un tempo di ricezione del pericolo in secondi che varia anche da persona a persona, poi dipende uno cosa fa, se uno dorme, quindi la notte magari la ricezione del pericolo magari come tempo è più lungo, ma già un sisma, quando arriva un sisma la notte magari uno manco non se ne rende conto perché magari pensa di sognare, rispetto invece a una persona che magari sveglia e così via. Quindi, diciamo giusto di accenno, ci vedo questa tabella dove ci sono dei tempi di ricezione che sono variabili. Poi naturalmente ci sono tutta una serie di condizioni di motori, no? Magari ci sono delle persone disabili, quindi immaginate di progettare qualcosa che ha a che fare con persone disabili, quindi che hanno ridotte capacità motori, quindi devi tenere conto anche dei percorsi di esodo. Oppure per esempio mi potrebbe capitare di progettare qualcosa per sordomuti, quindi come quale cosa, insomma, che tipo di caratteristiche andate a valutare per far sì che un sistema d'allarme venga percepito da sordomuti, quindi c'è tutto un sistema di segnalazioni, diciamo, luminose. Cioè dove dovete di volta in volta, ecco, scindere, capire che cosa state progettando e capire, fare in modo che l'esito avvenga in maniera rapida tenendo conto di chi sta dentro, quindi ospedale, bambini in asilo, un complesso per sottomuti oppure qualsiasi altra attività. Ecco quello che vi dicevo prima, il tempo disponibile e il tempo richiesto. Quindi il tempo richiesto è sempre minore il tempo disponibile, questo è il margine di sicurezza. In genere il margine di sicurezza deve essere almeno il 10% del tempo richiesto o comunque almeno 30 secondi in più. Ci dobbiamo dare almeno un margine di tempo economico. Cioè, quando questo margine è pochissimi secondi già non va bene, perché ci può essere un imprevisto. E poi il tempo richiesto per l'esodo non è altro che la sommatoria di tanti tempi. Quindi c'è il tempo di rilevazione, il tempo di allarme, il tempo di premovimento, il tempo di movimento e così via. Questi sono tutti aspetti, perché chi vuole poi approfondire la cosa, li approfondisce. C'è gente che si specializza sull'esodo, quindi nei grossi studi professionali, riguardo incendi e quant'altro, c'è chi fa solo esodo. Voi immaginate grosse strutture, tipo, cioè, posso anche fare vedere il caso del casino di Sanremo, no? Anche lì bisogna progettare l'esodo. Immaginate grosse strutture pubbliche, teatri, no? Dove comunque l'esodo deve essere progettato, non potete pensare di mettere quattro porte e finisce la storia, o fare un calcoletto così. Ogni, diciamo, ripeto, strutture importanti richiedono modellazioni, richiedono insomma una progettazione attuale. Ecco, vedete qua, quindi naturalmente cosa potete proporre anche al professore? Potete proporre effettivamente, oltre alla temperatura dentro di un incendio, alla curva, poi potete dire effettivamente come avviene l'esodo. Quindi esistono le cosiddette curve di esodo. Per esempio, quando scoppia l'incendio, noi abbiamo temperatura tempo, ma in quest'asse qua, oltre alla temperatura, possiamo mettere il numero di occupanti. Il numero di occupanti in questa stanza, voi siete 10, quindi abbiamo temperatura tempo, il tempo rimane quello, temperatura che parte da 20 gradi e comincia a aumentare quando scoppia l'incendio, all'inizio siete 10, poi diventate 9, 8, per cominciare ad affluire, no? Quindi, in questo caso, perché questo qua non lo fa vedere, qua fa vedere invece il tempo richiesto, eccetera, eccetera. Però mi sembra che ci sia un grado, eccolo qua, le curve di esodo, come dicevo prima, sono curve di questo tipo. Quindi, quando parlate di incendio, se volete esporre, introdurre l'esodo nel vostro esame di PSA, parlate di esodo, tempo richiesto, tempo disponibile, curve di esodo. Quindi, la curva di esodo di questa stanza è, qua è 10, all'inizio non vi rendete conto che c'è un pericolo, quindi passano, che ne so, non si vede bene sto grafico purtroppo, però passano, che ne so, 10 secondi, quindi da qua in qui è 10, poi esce il primo, perché si rende conto subito scappa, e poi così via.
Naturalmente, arrivato a questo punto, cosa abbiamo noi? Abbiamo l'evacuazione di tutti gli occupanti. Naturalmente, questo tempo che voi andate a leggere deve essere il tempo disponibile maggiore del tempo richiesto. Qual è il tempo richiesto? Perché deve essere maggiore? Perché voi riuscite a uscire in tempo reale affinché cioè per mettere in salvo, altrimenti dopo si cominciano a creare quegli effetti che vi ho fatto vedere prima, che ne so, visibilità bassa, concentrazione di monossido di carbonio alto, che vi porta alla morte. Quindi il tempo, diciamo, richiesto deve tenere conto degli effetti che produce l'incendio, che sono quelli relativi a fumi, temperature, monossido di carbonio e quant'altro. Se tutto voi riuscite diciamo, a scappare entro la tempistica di formazione di questi eventi negativi, allora non siamo riusciti a metterlo in salvo, altrimenti c'è la morte, come ho fatto vedere prima. Naturalmente, per il calcolo di questo tempo qua ci sono tutta una serie di modelli che si possono inserire. Ripeto, è tutto un mondo questo, cioè, c'è gente che fa solo il dottorato di ricerca sul nesodo, quindi anche a livello alto, a livello spinto, no? Dove ci sono relazioni analitiche, ci sono anche modellazioni di zone, modellazioni di campo, per capire un po' come studiare l'esodo. Per esempio questo qua, per calcolare proprio questi tempi, no? Ci sono i tempi, come ho detto prima, c'è un tempo di rilevazione, c'è il tempo di allarme, di pre-evacuazione, il tempo di movimento. Ma questi tempi qua vengono sviscerati anche da prove sperimentali, no? Qua io ho tante slide dove per ognuno di questi tempi vi posso un attimino dare, insomma, ancora approfondimenti, però non so se è il caso, non so se poi a livello di progettazione sotto l'antincendio dovete approfondire proprio nel dettaglio tutti questi tempi, però voi sapete che esistono questi tipi di diagrammi e comunque questi tempi vanno calcolati, ok? Per esempio, il tempo di allarme è il tempo che intercorre tra la rilevazione dell'incendio e la diffusione dell'informazione. Questi tempi influiscono pure sulla progettazione degli impianti. Per farvi un esempio, quando progettate un impianto di rilevazione fumi, l'impianto deve essere tarato con un tempo di allarme. Qual è il tempo di allarme per un impianto di rilevazione fumi? Deve essere 8 secondi uno e 8 secondi l'altro. Quando effettivamente si progetta, voi adesso qua progettate a livello strutturale, però con Sant'Arpio avete fatto progetti di impianti. Però se unite le due materie, dovete progettare qualcosa di serio, il tempo di allarme, quindi voi andate a ipotizzare un impianto di rilevazione fumi, quel tempo di allarme deve tenere conto di tutto questo concetto dell'esodo, quindi dovete correlarlo all'esodo. Sbagliare un tempo di allarme, magari scatta, magari, perché ci sono alcuni impianti che non scatta subito l'allarme col primo rilevatore, perché potrebbe essere un falso allarme, molti impianti partono quando due rilevatori avvertono il fumo, però dopo quanto partono, quanto tempo dell'allarme abbiamo? Perché se partono dopo 20 secondi noi sbagliamo, quindi spesso magari un'attività investigativa può uscire fuori che qualcuno ci è rimasto dentro perché i tempi per l'esodo non sono stati calibrati, quindi sono errori progettuali a monte, no? Quindi ricordate che questi tempi vanno completamente calcolati, no? Poi abbiamo, questi sono i cosiddetti profili di rischio R vita, che vi dicevo nella nuova norma di prevenzione incendio, il nuovo codice. Se voi andate a leggere il codice di prevenzione incendio, anche il codice vi dà tutta una serie di tempi che dovete tenere conto per l'attività progettuale. Quindi da una parte avete gli eurocodici per l'attività di progettazione strutturale e poi avete dall'altra parte anche i codici di prevenzione incendi che vi danno, che vi forniscono idee non solo sulla parte strutturale ma anche sull'esodo. Okay? Questi sono altri approfondimenti sui tempi di movimento, tempi di risposta e così via. Anche il tempo di movimento. Il tempo di movimento da cosa dipende? Dipende dalla persona che sta tenendo conto. Ma immaginate qualcuno con la sedia a rotelle che deve avere il tempo di andare sul luogo sicuro. Ricordatevi di valutare bene che cos'è un luogo sicuro. Che un luogo sicuro è un luogo dove comunque, per esempio, immaginate di avere un'attività e c'è un parcheggio fuori. Allora, il luogo sicuro è quando arriva al parcheggio, non il luogo sicuro quando arriva il cambio e sta nel corridoio, ok? Poi ci sono i luoghi sicuri statici, dinamici, tutto c'è un mondo dietro, però ricordate il tempo di movimento. Il tempo di movimento dipende molto dal tipo dalla lunghezza dei percorsi, dipende dal tipo di persona che lo deve percorrere, no? Per esempio ci sono alcuni casi, per esempio questo che sta a Torino,
cioè gli edifici storici sono molto complessi, influiscono sull'esodo. Per esempio anche allestimenti museali spesso, che sono molto belli da vedere, influiscono sul tempo di movimento in caso di incendio, in caso di eventi particolari. Quindi molte volte uno progetta l'esodo, consegna il progetto, però non tiene conto dell'allestimento museale che influisce sui tempi di movimento. Quindi quello che avete fatto voi è sbagliato. Ok? Vedete, questo lo faccio alcuni esempi di vie di esodo. Ecco, questa per esempio, oppure si restringono anche spesso in maniera involontaria, vengono ristretti dei percorsi di esodo, e quindi in alcuni casi crea l'affollamento. Questo ve li lascio poi leggere. Esistono dei modelli per calcolare il tempo di esodo, sono anche modelli idraulici, si ispirano all'idraulica, no? Questo adesso queste formule non ve le faccio vedere, però vi faccio giusto vedere qualcosina. Ecco, vedete qua per esempio gli edifici storici, magari anche scale molto ridotte, influiscono sui tempi di esodo. Questo per esempio è un diagramma che riguarda la velocità di esodo, il metro al secondo, rispetto alla densità persona metro quadro. Che significa questo? Che di fatto la velocità di esodo è influenzata dal percorso di esodo, quindi se noi abbiamo e dalla densità. Cioè, poche parole, tanto più le persone aumentano il metro quadro e tanto più la velocità di esodo si riduce, ok? Quindi nei luoghi suscettibili di affollamento, vedersi discoteche, vedersi sale da ballo, vedersi cinema, quanto più la densità aumenta, tanto più voi vi muovete meno velocemente, ok? Quindi ci sono delle formule anche per calcolarlo. Comunque, ricordate che per densità di densità pari a 3,5 persone a metro quadro, la velocità di esodo è quasi zero, vedete? Si annulla, ok? Mentre la velocità, per densità diciamo pari a questo quanto è? Questo è 0,5, non si legge bene, no? Se noi abbiamo 0,5 persone a metro quadro, significa che abbiamo una persona ogni 2 metri quadri, quindi ogni 2 metri quadri c'è una persona, la velocità di movimento è pari all'incirca, diciamo, 1,25 metri al secondo. Quindi se c'è una persona di 2 metri quadri si muove in maniera agevole. Tanto più aumenta la densità di affollamento, tanto più la velocità si riduce. E poi si crea il panico e poi si creano gli eventi accidentali. Ok? Questo è il grafico che vi fa vedere quando si crea il panico. Allora, noi possiamo parlare, potete parlare di densità espressa persona a metro quadro, oppure concentrazione metri quadri a persona, quindi inverso. Okay? C'è una persona a ogni 2 metri quadri, oppure, ecco, concentrazione 0,27 significa, mi sembra, adesso non so se sono 3 o 4 persone, 3,5 persone a metro quadro. Okay? Quando effettivamente abbiamo una densità di affollamento che è pari a 3,5 persone a metro quadro, si crea il panico, siamo nella zona di panico. Quindi la zona di panico non è altro che quella zona dove abbiamo una densità di affollamento elevata e velocità di movimento quasi nulla. Quindi cioè, c'è il panico, si è creato il panico. C'è il Teatro San Carlo, c'è la Piazza San Carlo a Torino, lì si sono create aree di zone di panico. Discoteca Tontarelli, discoteca Guadicolinato, si è creata una situazione di panico. Perché le densità di affollamento, se andate a vedere un po' i filmati, diciamo erano abbastanza elevate, si vede un po' di filmati. Qua ci sono tutta una serie di formule che vi dicono come si riduce la velocità di esodo se ci sono dei gradini. Anche l'alzata e la pedata dei gradini riduce l'esodo, no? Ma come lo riduce? Ci sono delle formule di fatto che vi permettono di calcolare, con, in base alla densità di affollamento, eccetera, eccetera, di calcolare la velocità. Ecco, vedete? Allora, V è uguale a K per 1 meno A per D. K è un coefficiente che tiene conto se ci sono scali di questa geometria. Quindi è tutto tabellato. Voi potete naturalmente fare un esercizio di progettazione strutturale antincendio dove calcolate la resistenza al fuoco dei materiali, gli elementi strutturali, calcolate l'esodo. Se diciamo oggetti, però io adesso non so se nel programma oggetto di approfondimento l'esodo, però vi dico comunque che l'esodo è una parte integrante della vostra progettazione di fatto, e questi sono, poi possiamo parlare di corsi specifici eccetera eccetera.
in analogia al calcolo della rete idraulica si calcola l'esodo. Allora ripeto, queste me le lascio, però non voglio fare troppa, voglio insomma, ecco, questo è quello che è successo a cuore in alto. Densità d'affollamento elevato, purtroppo questo non è, state attenti quando andate a progettare. Ok? Vabbè, poi insomma ci sono tutta una serie di... Naturalmente dovete andare a calcolare che cosa? Quando andate a calcolare i denti, dovete andare a vedere quello più gravoso, no? Quindi il percorso più gravoso, come anche quando dovete andare a rinnovare un CP e ci sono degli idranti, voi dovete andare a prendere l'idrante idraulicamente più sfavorito. Quindi in questo caso dell'esodo, vedete qual è l'esodo, il percorso di esodo peggiore e vedete quanto si impiega. Quel tempo lì deve essere effettivamente sicuramente inferiore al tempo richiesto per poter uscire. Guarda, questi lasciamo stare. Ricordate anche quando progettate le cosiddette uscite contrapposte. Non so se avete letto qualcosa per tante esperienze in ambito antincendio. Quando la norma dice che le due uscite devono essere contrapposte, che significa contrapposte? Se voi fate due uscite di sicurezza qua e qua, immagino questa è l'unica uscita e c'è un'altra uscita qua vicino, non sono contrapposte. Quindi dovete costruirvi, secondo l'asse della via di esodo, costruirvi tutta la, diciamo, una, diciamo un cerchio, dove questo cerchio qua come esce fuori? Quindi centro di questa uscita. Centro di questa uscita individuate il centro del cerchio. Naturalmente che significa? Che le persone che stanno all'interno di questo cerchio stanno in un'area dove ci sono due uscite contrapposte. Man mano che uscite fuori dal cerchio, questa zona qui non produce l'angolo che voi andate, l'angolo diciamo che si genera tra la posizione dell'occupante rispetto alle due uscite è minore di 45. Quindi quando quest'angolo è minore di 45, le due uscite non sono contrapposte. Quindi possiamo dire in questo primo disegno che queste due uscite sono contrapposte relativamente a quest'area qua bianca, mentre per quest'area qua non sono contrapposte. Quindi se voi fate una progettazione antincendio di un teatro e la norma le dice di avere almeno due uscite contrapposte con le sale e fate una cosa di questo tipo, avete sbagliato un errore progettuale. Perché chi sta qua dentro non sta in un'area, non è, diciamo, tutto il locale non è definibile, non si può dire che ha due uscite contrapposte. Perché in questo caso qua già, è già diverso, perché questo tipo di costruzione mi permette di avere angoli maggiore o uguale di 45 quasi tutti i punti della sala, tranne questa zona qua che è un po' scoperta. E così via. Quindi ricordate le uscite contrapposte. Qua ci sono comunque la norma che parla, fa vedere tutta una serie di esempi di uscite contrapposte. Ora vi faccio vedere un esempio, mi sembra che questo abbiamo finito. Queste sono delle modellazioni che riguardano una discoteca in generale. In queste modellazioni abbiamo messo, sono state messe 100 persone e sono state effettuate dei test, dove nella prima modellazione abbiamo familiarità con la porta di destra, cioè chi sta qua dentro ha familiarità con l'uscita di destra, cioè conosce dove è l'uscita. Nella modellazione B non hanno nessuna familiarità, nella modellazione C hanno familiarità su due porte, quindi rivediamolo. Ecco, vedete come l'esodo cambia a seconda della familiarità. Quindi nella C e nella A, tutto sommato, non riesco. Nei diagrammi, naturalmente nella simulazione B il tempo di esodo è maggiore, quindi potete fare anche delle modellazioni voi, no? Se avete tipo FDS e CREVA, questo è FDS e CREVA, dove effettivamente potete calcolare il tempo di esodo, ovviamente potete fare più modellazioni. Come altra modellazione qua, questa invece quando abbiamo diciamo produzione di fumi. Nel primo caso abbiamo produzione di fumi che è 4 volte maggiore rispetto a questa, però la produzione di fumi, come dicevo prima, cosa influisce? Influisce sulla visibilità, infatti molte persone non riescono a uscire, proprio perché ci sono i fumi
prodotti dall'incendio, e quindi di conseguenza la produzione di fumi elevata, esagerata, veloce, può comportare vittime in caso di incendio. Vedete? Questi qua sono i tempi di evacuazione della simulazione A, che è questa, dove c'aveva la maggiore produzione di fumi, 0,2, abbiamo tempi di esodo molto alti. Questa invece è la potenza dell'incendio. Vedete? Nel primo caso abbiamo una potenza di 500 kW al metro quadro, nel secondo caso di 3000. Se andiamo a vedere i risultati di quest'altra modellazione, nel caso numero 2, solo 22 persone riescono a salvarsi, perché purtroppo quando si genera l'incendio si generano i gas tossici, e quindi se non si esce in tempo reale, come ho detto prima, molte persone possono rimanere, insomma, diventano vittime. Vi faccio un esempio al volo: studio dell'esodo della villa Guastavillani. Questa è la villa, qualcuno potrebbe dire mi studi l'esodo, quindi bisogna avere la villa, questa è la villa storica che si trova a Bologna, questa insomma è giusto dalla parte storica. Un po' capitando cose del genere, quindi come studio di esodo. Non è detto che ci sia l'incendio, però in caso di incendio c'è stessa. Quindi dovete fare uno studio che si trova uno studio, si deve andare a fare tutti i rilievi dettagliati degli ambienti, capire un po' come è fatto, immaginare tutte le parametrie, tutti i rilievi. Poi questo è tipo, immaginate, questa è una relazione sull'esodo, dove voi andate a valutare tutto, fate un'analisi preliminare, vincoli progettuali, descrizione delle condizioni ambientali, c'è tutto lo studio dietro, e poi andate a fare il tipo di attività, e se è soggetto o non è soggetta, il progetto, tutti i video, eccetera, eccetera. Ecco, vedete? Per ogni livello andate a individuare i compartimenti, date un nome al compartimento, alle istituzioni d'uso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una tabella che vi dice, per esempio, tutti i compartimenti, le vie di esodo come sono. Ecco, qua abbiamo per esempio la larghezza delle vie di esodo, se è orizzontale o è verticale l'esodo, e così via. Quindi nelle indicazioni, diciamo, principali ante interpretto. E poi naturalmente molte vie non sono verificate per l'affollamento in contatto, quindi poi andate a fare gli scenari e andate a fare la modellazione, facciamo giusto la modellazione. Ecco, per esempio, questo grafico qua, come vedete, quando voi parlate di HDRT degli incendi, potete anche fare vedere al vostro buontempi dove collocare i tempi per l'esodo, nello stesso grafico, ok? Perché la tempistica, questo qua è importante, no? Voi dite che c'è un incendio, questo incendio ha questa durata, ha questa potenza in kilowatt, però se vogliamo adesso far combaciare l'esodo con la magnitudine degli incendi, fate anche dei grafici di questo tipo, dove andate a vedere i tempi richiesti per l'esodo. Ecco, questa è una bella, potrebbe essere un bel esame, no? Quindi parlate di incendi associando l'esodo, ok? E quindi, oppure per esempio sarebbe pure interessante, appunto di strutturale, dire quando avvengono di collasse strutturali secondo quest'asse. Quindi vi proponete, con una bella singola, ok? Dove dite l'incendio avviene in questo modo, e quest'asse vado a identificare i collassi che avvengono. Il legno si comincia a carbonizzare e collassa dopo 8 minuti, perché io ho la mia sezione, che dal calcolo strutturale che invece quando si riduce a questa dimensione collassa. E fate vedere qua, a questo punto il collasso della, identificate a un certo punto il collasso della struttura del legno, oppure il collasso della trave d'acciaio. Oppure chi vuole parlare di esodo, parla di esodo, dice che cosa sono i tempi di esodo e quant'altro, dice l'esodo in questo caso, tenendo conto di questa curva di incendio che si avviene, cioè, l'esodo avviene in tot secondi. Questa per esempio è la modellazione dell'esodo della villa di Porto Valentino. Ora magari ci vuole un po' più grande, vediamo. Naturalmente, come potete vedere, è interessante capire le densità di affollamento, come ho detto prima, vedete? La densità sono gli occupanti, quindi persone a metro quadro. Quindi avere la parte blu indica 1,5 persone a metro quadro. Quando diventa rosso significa che le persone sono molto concentrate. Quindi immaginate di avere, per esempio, di modellare in caso di eventi particolari
questo tipo di cose, fare vedere al PM cosa è successo effettivamente durante l'esodo. Allora, alla fine, insomma, il lavoro viene fatto bene con CTUA. Oggi sono proprio chiuso. E come vedete, come queste sono classiche, insomma, modellazioni di esodo. Ora faccio vedere con la sua dicendo, se vi interessiamo la lezione. Vedete? Vedete come ogni tanto diventa rossa l'aria? Sono punti di rosso, diventano più rosso perché comunque si concentrano anche altre persone che tu qua. Quindi immaginate edifici su più livelli, con vie di esodo, insomma, verticale e orizzontale. Questa è per esempio un'altra fa parte sempre del. La gente comincia a correre, magari c'è l'incendio. Queste naturalmente sono. Vedete qua ci sono delle pareti, quindi queste sono in un'altra stanza, dove comincia. Vedete qua come si concentrano? E voi potete valutare anche con la modellazione dei punti critici, punti particolarmente critici. Giusto, andiamo veloce, credo sia quanto, noi non ce la facciamo per. Allora, questa invece è Sanremo, la stessa cosa, il casino di Sanremo, la modellazione per come ha fatto il casino, un po' di storia, eccetera, eccetera. Il casino di Sanremo è fatto così, strutturato in questo modo. Questi sono tutti i rilievi, fatti tutti i rilievi, quindi capito un po' come funziona la struttura, si fa la modellazione. E si vanno a valutare tutte le linee, se faccio vedere un'altra modellazione. Sono modellazioni un po' pesantucce, quindi no. Questo è uno spaccato, insomma, sono detto della casino di Sanremo. E tramite le modellazioni potete calcolare il tempo richiesto dall'ultimo occupante per uscire. Solo così riuscite a calcolare, perché altrimenti diventa difficile. Calcolare i tempi di esodo, le strutture semplici si può fare a mano, però per avere strutture complesse, dove dovete ipotizzare affollamenti più sale, non è facile. Adesso faccio il caso di CTU. Al volo vi faccio vedere, insomma, una parte che riguarda la modellazione degli incendi. Faccio una carrellata, poi vi lascio le slide. Gli incendi, come ho detto prima, si possono modellare. Quindi avete visto un po' di modellazione degli incendi? Avete mai visto? Vabbè, faccio vedere del tempo un caso.